un'assemblea del genere, ormai sono passati quasi 8 mesi dalla sconfitta alle ultime elezioni comunali, e quindi abbiamo ritenuto opportuno, preso un'iniziativa che è stata concordata un po', ma sentendo anche il rumore di tanti amici, di tanti compagni, di tante persone che ci hanno chiesto di fare un'iniziativa, per prendere un discorso difficile. Prima cosa voglio chiedere a tutti scusa, cioè abbiamo perso le elezioni comunali, le abbiamo perse pesantemente, e una scusa da parte mia perché ero candidato a sindaco e quindi naturalmente rappresentavo quella coalizione che ormai il 19 giugno dell'anno scorso ha perso le elezioni comunali. Abbiamo tergiversato, abbiamo aspettato tanti mesi perché tutti noi, io per primo, non eravamo nelle condizioni di riniziare un discorso. La batosta è stata pesante, ha lasciato segni importanti in molti di noi, e quindi abbiamo ritenuto opportuno lasciare il tempo necessario perché ognuno di noi facesse delle riflessioni e dei pensieri. Alcuni li svilupperemo oggi sulla sconfitta e sul perché praticamente la coalizione di centrosinistra non è riuscita a confermarsi alla guida della città. Di chiedere scusa di non essere riuscito a rappresentare le istanze di tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, di tutti i cittadini che volevano e ci hanno continuato a dare fiducia. Da lì si riparte, ammettendo gli errori che sono stati fatti, e proprio per questo abbiamo voluto convocare una prima assemblea. Non è una riunione, non è un'analisi del voto, ma una prima assemblea dove tante persone, tanti amici, cittadini e cittadini che si riconoscono nel centro-sinistra, si riconoscono in un progetto, possono riniziare insieme una strada, riniziare a parlare alla città, riniziare a discutere di politica, iniziare di nuovo a parlare delle cose che interessano a tutti i cittadini di Cavonia. Questi 6 mesi sono stati difficili, soprattutto perché ci siamo trovati in una condizione dove non eravamo preparati. Era tantissimo tempo che il centro-sinistra, i famosi 60 anni che qualcuno ci ricorda, adesso dobbiamo mangiare solamente polmoni, i 70 anni che qualcuno ci ricorda, abbiamo amministrato la città, abbiamo creato sviluppo per questa città, per questo territorio. Un territorio che ha bisogno naturalmente di nuovo di sviluppo, e proprio per questo mi sento di ringraziare, lo faccio personalmente, ma penso che sia di grado di molti di noi, la battaglia che i lavoratori della Lumina hanno portato a questo. Una battaglia importante, ci hanno dimostrato a me personalmente che con sacrifici e voglia di lottare molte volte si raggiungono dei risultati. Non è ancora finita, è un passo avanti importante, ma ancora non si è riusciti a trovare la soluzione definitiva. Però abbiamo fatto un passo avanti consistente su quell'avvertenza, aiutati da quei lavoratori che ci hanno creduto, dalle organizzazioni sindacali, e penso che si possa portare avanti anche in un prossimo futuro anche altre battaglie che ci hanno visto e che hanno visto soprattutto i lavoratori lottare per il proprio posto di lavoro, prima fra tutte quelle di Ancona. Dal sinistra riparte, il centro-sinistra penso che si debba riorganizzare. Questa riunione non è stata programmata, non è stata concordata. Chi vuole intervenire può intervenire, e da qua possiamo tracciare una linea per riprendere una strada che si è interrotta. Si è interrotta, solamente interrotta, e penso che possa riprendere, e soprattutto sia una discussione fatta su idee e su progetti per la nostra città e per il nostro territorio. Abbiamo convocato questa assemblea oggi per 2 motivi. Dopo 8 mesi ci sembrava necessario riprendere una discussione. Dopodiché, proprio in questi giorni, il Comune di Carbonia sta presentando, l'amministrazione in carica sta presentando il primo bilancio, il bilancio del 2017, all'attenzione del Consiglio Comunale, all'attenzione della città praticamente. Un bilancio che naturalmente è difficile, poi dirò alcune cose.
perché voglio soprattutto utilizzare i miei 5-10 minuti di intervento per cercare di pensare insieme a voi un'idea, a una città diversa, a una città che in qualche modo riprende a parlare con noi. Probabilmente io per primo non l'ho ascoltata col tempo necessario, l'ho ascoltata troppo poco, non mi sono accorto delle lamentele, non mi sono accorto molte volte dei gridi di allarme che provenivano dalla città e dai cittadini di Calunga. Da lì si riparte, vogliamo iniziare un lavoro di ascolto. 4 anni e mezzo sono lunghi, quindi abbiamo tutto il tempo necessario. Iniziare a discutere della città, discutere i problemi della città. Dall'altra parte non posso esimermi dal dire alcune cose su questi 7 mesi, i primi 7 mesi di una nuova amministrazione che si era presentata per il cambiamento, si era presentata con l'idea di abbattere i 70 anni e iniziare un percorso nuovo. Ecco, questi 7 mesi sono stati solamente 7 mesi di chiusura di servizi, 7 mesi dove non è stato programmato niente, dove non c'è un'idea di città e non c'è un'idea di territorio, che può essere diversa dalla nostra, ma ci deve essere. In questo momento non c'è. I 7 mesi hanno portato le prime chiusure di servizi, faticosamente conquistati in questi anni da tutti noi. Abbiamo visto uno dopo l'altro cadere biblioteca, sala prove, i formaggioli, il ridimensionamento dell'asilo nido. E dopo che ieri ho posto per l'ennesima volta un problema, che era quello del mantenimento di questi servizi, del mantenimento della possibilità di bambini in Carbonia di andare all'asilo nido, della possibilità di bambini in Carbonia di iniziare e continuare ad andare alla colonia marina, e dei bambini in Carbonia di avere il servizio educativo, di riniziare ad aprire la biblioteca, di pensare a una città dove i bambini, dove le persone anziane, dove le persone in difficoltà sono al primo punto. Mi si risponde nelle ore scorse diffidate delle persone che utilizzano i bambini come scudi umani. Questa è la risposta dell'assessore ai servizi sociali del Comune di Carbonia a dei problemi che sono stati posti da chi fa opposizione in Consiglio Comunale. Ecco, questo è l'atteggiamento. Non si risponde sul merito, si risponde con frasi fatte. Mi si doveva rispondere solamente: ci sono o non ci sono i soldi per mandare i bambini all'asilo nido? Ci sono i soldi per mandare i bambini alla sala prove o alla biblioteca o farli fare la colonia marina? Mi si risponde praticamente che voglio utilizzare i bambini per mio tornaconto personale. Questo è l'atteggiamento. Viene presentato un bilancio, lo ribadisco, dove non ci sono riduzioni di imposte, dove non vengono mantenuti i servizi, quindi ci sarà una continua chiusura dei servizi, dove non c'è nessuna risorsa per gli investimenti che negli ultimi 15 anni, 20 anni a Carbonia sono stati cospicui, soprattutto sugli investimenti sui lavori pubblici. Non c'è nessuna di questa risposta. È un bilancio che non ha cuore, come ho detto, non ha prospettiva per la città, non ha prospettiva per il territorio. Siccome, come ho detto in precedenza, i 4 anni e mezzo sono lunghi, questa riunione vuole mettere le basi per una discussione, per un'idea praticamente di città e di territorio diversi. Non vogliamo continuare a discutere su quello, avremo tempo, possiamo fare qualche passaggio su quello che sta facendo il movimento che in questo momento guida la città, ma non interessa praticamente iniziare una discussione dove pensiamo a una città di tipo diverso. Abbiamo sempre pensato che Carbonia è una città solidale, per fare un esempio. Abbiamo sempre pensato che chi sta peggio di noi, chi è in difficoltà, merita rispetto e merita attenzione. Abbiamo sempre pensato che i bambini sono una risorsa. Abbiamo sempre pensato che le persone anziane hanno bisogno di aiuto. Ecco, tutte queste cose in questo bilancio non ci sono, non ci sono e non ci saranno. Si utilizza il metodo: non ci sono i soldi, si chiudono questi servizi, si continua a dire che hanno trovato un buco di bilancio, ogni giorno cambiano, diventano 2 milioni, 2 milioni e mezzo, 3 milioni, 5 milioni, non so più la cifra, ma si sostiene che ci sia un buco. Il 2017 è un bilancio totalmente
di coloro che amministrano la città, quindi si prendono totalmente la responsabilità delle scelte che faranno. Noi abbiamo voluto anche come gruppi di opposizione iniziare a avere una discussione soprattutto su eventuali emendamenti, su eventuali proposte di miglioramento della città. E vedremo cosa riusciremo a fare, siamo molto pessimisti, perché dall'altra parte c'è una chiusura totale. Molte volte, lo ribadiamo qua, noi siamo disponibili a collaborare. Io penso che il centro-sinistra sia disponibile a collaborare per il miglioramento della proposta di bilancio, per tenere aperti i servizi. Siamo pronti a collaborare, siamo pronti a lavorare insieme. Il nostro messaggio nei confronti della città è quello che per noi la città viene prima dei partiti del centro-sinistra e dei gruppi consigliari. Per noi la città è al primo posto e siamo disponibili a collaborare. Questa collaborazione che non è stata accettata precedentemente e che spero che venga accettata adesso, anche se ne sono molto pessimista. Ecco, questa riunione serve per lanciare, per dire prima che ci siamo, che il centro-sinistra c'è, che c'è un gruppo di persone, un gruppo di cittadini che ancora crede in una politica di centro-sinistra che ha ben obiettivi ben precisi e che sono diversi da quelli del centro-destra, sono diversi da quelli del Movimento 5 Stelle, ma che vuole iniziare a fare un lavoro diverso. L'ho detto all'inizio, lo voglio ripetere qua, nessuno ha voluto fare niente, nessuno ha voluto fare la prima domanda. Ho sentito il dovere, anche se non è il miglior momento della mia vita politica e cose del genere, perché la batosta si sente ancora, però ho sentito il dovere di provare insieme a tutti quelli che siete qua, e siamo molti, siamo abbastanza, la sala è piena, iniziare insieme a voi un discorso, un lavoro fatto nelle associazioni, nel mondo del lavoro, con le persone che incontriamo quotidianamente, ma non per criticare sempre coloro che stanno amministrando la città, per iniziare a intavolare con queste persone un discorso e una prospettiva per la nostra città. Questo è il punto fondamentale, da qui dobbiamo ripartire. Abbiamo tante risorse, ci sono persone giovani, persone di mezza età, che naturalmente hanno voglia di impegnarsi, hanno voglia di dare un contributo a questa città. Una città che è in grande difficoltà, come ho detto precedentemente, è in grande difficoltà da tutti i punti di vista, ma soprattutto sul lavoro, perché cioè non c'è un segnale positivo sul lavoro, ci sono alcuni segnali, citavo quello di Alumina, ma non c'è un segnale importante di ripresa praticamente di tutto il nostro territorio. Insieme a tutti voi, noi vorremmo fare di questi incontri, non ogni mese, forse perché non ce la si fa, ma ogni due mesi fare degli incontri dove si aggiorna tutti voi su quello che sta succedendo in comune, dove ragioniamo tutti insieme su cosa fare. Io non vi nascondo di essere molto, molto preoccupato, io so benissimo che il comune molte volte non può dare risposte sul lavoro, non può dare risposte molte volte perché le risorse a disposizione non sono illimitate, ma le risorse a disposizione in questo nel 2017 sono identiche a quelle del 2016, sono identiche a quelle del 2015. Abbiamo le stesse risorse in comune quest'anno degli anni precedenti. Quando qualcuno vuole addebitare ad altri enti, all'ente regione e al governo nazionale tagli nei confronti degli enti locali, tagli sono stati fatti anni fa, sono iniziati molti anni fa i tagli che hanno ridimensionato consistentemente le risorse a disposizione dei comuni. Negli ultimi anni, nel governo centrale, nella regione autonoma della Sardegna, ha fatto tagli sulle risorse a disposizione dei comuni. Il fondo unico, che è quello che vale di più per quanto riguarda la regione Sardegna, 5 milioni e 8 erano gli anni scorsi, 5 milioni e 8 sono quest'anno. Il fondo perequativo a livello nazionale, 2 milioni circa erano gli anni scorsi, 2 milioni sono quest'anno. Manca la politica, il bilancio del comune di Carbonia lo sta facendo i dirigenti dei comuni di Carbonia. Non c'è guida politica, non c'è guida all'interno dell'amministrazione,
chi fa il bilancio sono solamente coloro che hanno un ruolo tecnico all'interno dell'amministrazione e che non hanno competenze politiche per cercare di dare risposta a tanti cittadini che in questo momento sono in difficoltà. Noi, e vado a concludere, proveremo tutti insieme a cercare soluzioni per migliorare la proposta di bilancio. Una proposta di bilancio che, come ho detto, ha molti limiti e secondo me non è nemmeno emendabile. Andrebbe ritirata completamente e presentata. Perché quando si inizia a tagliare pesantemente sui servizi sociali e sulla scuola, si sbaglia l'approccio al bilancio. Non è possibile intervenire iniziando a tagliare, ho detto precedentemente, i servizi, ma ce n'è altri. Ci sono tagli sul ritornare a casa. Cosa significa? Che il signore che non fa in una residenza assistita può curarsi a casa, c'è un intervento regionale e un cofinanziamento comunale, viene tagliato pesantemente. Il servizio educativo rivolto a tanti ragazzi che hanno problemi viene cancellato, ci sono 0 euro. Ci sono tagli sugli inserimenti in struttura per anziani e per giovani, ma si trovano in maniera molto veloce 100.000 euro per assumere un nuovo dirigente. Quindi sono scelte di tipo politico, si trovano i 100.000 euro per assumere un nuovo dirigente, si trovano 20.000 euro per assumere una signora che non è stata eletta nel Movimento 5 Stelle e diventa capo di gabinetto del sindaco di Carugna, ma non si trovano i soldi necessari per poter dare gambe ai servizi che si stanno tagliando. Allora, dette queste cose, dobbiamo iniziare a pensare noi, in prospettiva, un nuovo modo di amministrare. Io penso di aver sbagliato molte cose, mi hanno detto di non dire mai tante, alcune cose. Penso di aver sbagliato alcune cose. Però penso che noi abbiamo cercato faticosamente di mantenere i servizi, di fare un po' di investimenti e negli ultimi anni anche di tagliare le tasse, guardando soprattutto a coloro che avevano più bisogno. Questo abbiamo fatto e da qua secondo me si può ripartire con idee nuove e con persone che hanno voglia ancora di impegnarsi praticamente per cercare di dare una mano a questa città per continuare ad andare avanti. Carbonia praticamente è tagliata fuori da qualsiasi ragionamento. Poi qualcuno potrà dire, come è solito dire, ma hanno chiuso anche la Camera di Commercio. Sì, la Camera di Commercio li hanno chiuso in tutta Italia, in tutta Sardegna, perché la Camera di Commercio adesso ha una funzione completamente diversa da quella che abbiamo qui. Ma quello che voglio dire è che Carugna non conta più niente né a livello territoriale né a livello regionale. Gli ultimi sindaci di Carugna hanno sempre avuto un ruolo a livello regionale. Antonio Casula era presidente del Lanci, tu le chiedi era presidente del Lanci, io ho avuto l'onore di fare presidente del Consiglio d'Autonomia. Carugna ha sempre avuto un ruolo centrale nelle politiche regionali e avere la possibilità di un confronto serio con la regione e con le altre realtà sovracomunali. In questo momento Carugna non conta più niente, non conta più niente nelle unioni comuni, non conta più niente nel consorzio industriale, dove non è rappresentato. Ecco, dobbiamo dare tutti insieme noi una prospettiva a questa città. Non la voglio fare lunga, ma l'idea è iniziare una discussione tra di noi per dare una prospettiva a questa città e a questo territorio. Se abbiamo voglia, abbiamo competenze, abbiamo persone che si vogliono impegnare ancora in politica e dare un contributo importante. La politica non si fa sicuramente solamente in consiglio comunale, ma si fa anche in altri luoghi. E questo dobbiamo fare, non possiamo assistere passivamente a quello che è successo in questi 7 mesi e a quello che succederà negli anni futuri, ad iniziare dal 2017. Perché nessuno dice più niente, la casa dell'anziano è stata chiusa e nessuno ha detto niente. L'asilo nido, prima, lo ripeto perché l'asilo nido mi sta qua. Fino all'altro giorno tutti i bambini di Carugna che volevano andare all'asilo nido potevano andare all'asilo nido e chi non aveva la possibilità di pagarsi la retta, il comune interveniva e pagava la retta, perché per noi iniziare un percorso formativo dall'asilo nido per i bambini di Carugna è importante e così via. Ecco, qui, da qui bisogna ripartire. Penso che dovrei iniziare
debba iniziare una riflessione soprattutto fatta di idee e di contenuti. Io ho detto alcune cose, penso anche molte volte anche confuse, adesso all'inizio, su alcune delle cose che stanno succedendo e che ho paura che succedano nei prossimi mesi. Penso che si stia attuando quello che chi guida la città ha sempre manifestato a livello nazionale, ovvero la decrescita felice. Tagliare tutto quello che c'è da tagliare, non dare una speranza praticamente ai cittadini che vivono in questa città. Per iniziare questa discussione dobbiamo ammettere prima di tutto i nostri errori, quelli che abbiamo fatto. Abbiamo fatto abbastanza, ma io sono convinto che si possa iniziare un nuovo percorso tutti insieme. Ecco, in modo che questa città che sembra quasi... Abbiamo subito tante critiche nei 5 anni che abbiamo amministrato, moltissime critiche, sindaco, assessori, i consiglieri comunali, c'erano persone che criticavano ogni giorno molte cose che si facevano. Noto in questi 7 mesi che manca molte volte la critica molte volte è costruttiva. Quando c'è stata una manifestazione di moltissime centinaia di persone contro l'amministrazione, contro il sindaco, per gli aumenti sulla tassa dei rifiuti, abbiamo capito in quel momento, io per primo, che forse bisognava fare qualcosa per invertire il trend, per cercare di diminuire la tassa dei rifiuti sui cittadini, sulle imprese, sulle aziende. Ci è servito. In questo momento io penso che noi per primo, che siamo qua, dobbiamo iniziare anche ad avere un ruolo di critica, che molte volte è una critica costruttiva, che serve anche a chi governa per migliorare le azioni che stanno portando avanti. Ecco, da questo punto di vista io penso che molto possiamo fare. Il Movimento 5 Stelle ha avuto il mandato da parte degli elettori di governare. Nessuno li vuole togliere quel mandato, lo facciano, se ne sono capaci. Lo facciano, hanno una maggioranza blindatissima, possono portare tutti gli atti che ritengono necessari per il bene della città, non possono incolpare la minoranza, le opposizioni, di creare i problemi, perché non siamo in grado di farli. Si prendono le responsabilità e non facciano le gaffe che hanno fatto anche nell'ultimo Consiglio Comunale. Un piano attuativo di una zona G che può dare respiro, può dare soluzioni parziali a una parte della città. Quel piano attuativo è stato votato dal Consiglio Comunale circa 10 anni fa. 10 anni fa, il Movimento 5 Stelle, per non decidere o per non sapere cosa fare, abbandona l'aula e non vota a favore o contrario a un atto che può essere utile a un piccolo rilancio dell'economia. Anche quello, insieme a tante cose, può servire per il rilancio dell'economia. Questi sono semplici esempi di una situazione che è difficile e che tutti insieme vogliamo contribuire a invertire. Ecco, ci sono tanti cittadini che hanno manifestato disagio, tanti cittadini che pensano di poter dare un contributo. Lo vogliamo fare senza nessuno vuole occupare poltrone, perché sennò ognuno vuole fare una piccola parte, vuole dare un contributo. L'ultimo messaggio che voglio dare è questo: naturalmente, il centro-sinistra in città praticamente si è diviso alle ultime elezioni comunali. Non voglio entrare nel merito delle motivazioni, perché è il passato. Il futuro io penso che sia quello di parlare con tutte le persone che si riconoscono nel centro-sinistra, che vogliono stare insieme. Le persone che c'erano nelle scorse elezioni non ci saranno più, ci sarà un nuovo gruppo dirigente, ci saranno persone che vogliono aiutare a ricostruire un centro-sinistra. Io penso che il primo messaggio che dobbiamo andare all'esterno, alla città, ai cittadini, sia quello di un rilancio convinto del centro-sinistra nella città di Carbonia. Io penso che in 70 anni la città di Carbonia è completamente cambiata, è una città che non era completa, era da completare, moltissime cose sono state fatte. Abbiamo
dei servizi che sono adeguati a una cittadina di 30.000 abitanti, li vogliamo mantenere, vogliamo continuare a migliorare la nostra città, vogliamo soprattutto continuare a migliorare il rapporto e il modo di vivere dei nostri concittadini. Ecco, sveleniamo anche un po' il clima, sveleniamo un po' il clima e proviamo a pensare azioni positive per quanto riguarda la nostra città. Io penso che solo noi possiamo farlo, solo noi possiamo in qualche modo riniziare un discorso interno. Io vi ringrazio, diamo la parola a chi vuole intervenire e poi proviamo a fare una conclusione a fine della serata. Grazie dell'attenzione. Scusate. Nessuno ha dato la presidenza, ma è fatto perché abbiamo ritenuto opportuno di fare così. Non è una riunione preparata, quindi chi vuole intervenire, iniziamo una discussione aperta. È una discussione soprattutto rivolta ai cittadini e alle cittadine che arrivano. Quindi chi vuole intervenire, il presidente della commissione dei lavori pubblici
la stampa lo chiama il mal di pancia. Insomma, noi dobbiamo dare le giuste parole e fare le giuste riflessioni su fatti che talvolta sono gravi e talvolta sono meno gravi. Quando 5 Stelle in campagna elettorale io li incontravo, mi diceva: noi vi insegneremo a governare. Così a Carugna come a Roma, io mi aspettavo che 5 Stelle cominciasse a governare dal primo giorno. E non è come dice sempre la stampa, siamo alla seconda fase della campagna elettorale. No! Noi siamo davanti a una doverosa riflessione e a una doverosa critica, sì, su fatti importanti che riguardano la città e che ci fanno preoccupare. Allora, non è che siamo in campagna, è il nostro dovere fare critica, no? Noi, l'ha detto Giuseppe, non c'è da discutere, noi abbiamo perso il confronto con i cittadini e oggi, a partire da oggi, vogliamo e dobbiamo essere attenti a recuperare questo assieme al 40% e qualcosa che ci ha votato con noi, no? Assieme a loro abbiamo bisogno di aiutarli a correggere quello che di sbagliato abbiamo fatto. Ma noi, quando critichiamo la giunta dopo 7 mesi di governo, non siamo nella fase 2 della campagna elettorale come era scritto nella stampa, ma stiamo facendo semplicemente il nostro dovere nei confronti di un movimento che si è rappresentato ai cittadini pronto a governare e molto meglio di chi l'aveva preceduto, a partire dal primo giorno di governo e non dopo 7 giorni in cui c'è bisogno di andare a scuola. No, non si improvvisa un governo della città. E lo può fare anche un sindaco che non è mai stato consigliere comunale, un assessore che non è mai stato consigliere comunale. È un problema di quella giunta e di quel sindaco, ma i cittadini è giusto che pretendano che si cominciano a vedere i segni di quella semina che porterà tanto bene alla città e comunque più bene di quanto siamo riusciti a fare noi. E devo dire, è la critica, normalmente si fa una situazione dove dopo 100 giorni, sono passati 7-8 mesi e i risultati stanno ancora assestandosi, perché ha fatto una verifica di giunta per vedere se c'erano altri mal di pancia, come dice la stampa. Dovevano fare un bilancio partecipato. Noi abbiamo chiuso il bilancio sempre in dicembre e ripeto, quando mi riferisco alla situazione passata non voglio mai dimenticare quelle cose che dovevamo fare e non abbiamo fatto, però sto facendo un confronto per dire se è giusto che noi critichiamo o ci preoccupiamo dei primi passi. Non fare il viaggio in dicembre significa da gennaio non avere i soldi per poter lavorare, per poter fare le cose. È un bilancio partecipato. Io di questo bilancio non so niente, mi aspettavo che ci fossero delle riunioni col popolo per discutere, per sentire i bisogni proprio loro che sono dei guizzi, che non è che sono dei tutt'oggi, per sentire i bisogni, quali sono le priorità. Ma questi non riescono neanche a mettere in campo una bozza di bilancio, no? Le periferie, le cito soltanto perché ne ha parlato prominentemente Giuseppe, abbandonate con presidi importanti chiusi, biblioteche, case anziane, l'asilo nido, ludoteca in piazza Primo Maggio. Quando abbiamo fatto la manutenzione e abbiamo riportato in vita un luogo dove c'erano siringhe per drogati e quant'altro, e abbiamo fatto lì quel lavoro. Perché? Perché l'abbiamo fatto in un luogo dove i ragazzi avevano bisogno di punti di riferimento positivi e avevano bisogno che in quella periferia ci andassero anche i ragazzi del centro, in modo da creare quell'unione, quel confronto, quella presenza, quelle compagnie positive lontano da quelle testimonianze di siringhe che c'erano in precedenza. È chiuso. Allora, i nuovi lavori, non io li conosco, ma chi non li conosce a memoria, vada a vedere cosa c'è in campo. C'è la fine dei lavori che hanno visto, che hanno avuto in eredità, anzi no, un lavoro nuovo c'è in campo, una grande progettazione che è il recupero dell'ex centrale termica della miniera di Serbarino. Mi sembra che si parla di 6-8 milioni per fare una cosa di acqua sulfurea e con fanghi eccetera. Io ho chiesto
non direttamente, perché quando vengono a me come se dovessero il diavolo, attraverso un consigliere che ne ha diritto, di vedere gli elaborati. Voi pensate, allora il sindaco e il vice sindaco, che il 50% di questi lavori, di questi soldi, doveva essere finanziato dalla Piano Sulcis. Chi non lo sa, un progetto viene preso in esame dal Piano Sulcis quando c'è, è un progetto quasi definitivo, quasi esecutivo, quindi in caso di milioni ci sono vagonate di documentazione con analisi giusta di costi benefici, no? Di quanto ci costa e quanto recuperiamo. Il 50%, la parte pubblica può essere, come si dice, sognona, spendi i soldi, ributta, il 50% deve mettere il privato. Io voglio vedere un privato che va a mettere il 50% dei soldi in un progetto che è un foglio, non hanno il coraggio di tirare fuori le lavori perché è un foglio e non si deve prendere in giro la gente in questo modo. I lavoratori socialmente utili erano a casa, c'è stato un interessamento nostro, mentre dicevo che la colpa della regione fa venire il capo di gabinetto nei cantieri, io presente, a dirle che le cose stavano così perché non avevano portato nessuna proposta di stabilizzazione. Su 18 hanno portato 3 proposte e poi si vedrà. L'altro punto, la somica, 33 persone. Noi, quando parliamo di opposizione, possiamo avere, ecco perché mi squadro bene anche come questo, posizioni diverse, ma per noi la somica è uno dei progetti più azzeccati dell'ultimo periodo fatto da un ente pubblico con socio in comune. Lavoratori in campo che hanno dimostrato, non con le chiacchiere, cosa hanno saputo fare. Bene, da 5 mesi, da quando c'è 5 Stelle, non c'è un lavoro in campo. Il sindaco, nuovo lavoro, perché come sapete, una parte sono lavori programmati del 60%, il 40% lavori a progetto. Manca un lavoro a progetto. Cosa ha detto il sindaco? Faremo diventare tutti i lavori programmati. Benissimo, io lo dico ai consiglieri. Se questo è vero, ci deve essere una partita di circa 2 milioni di euro nel bilancio. Se non c'è, vuol dire che stanno chiudendo la somica. Ma non sono chiari. Questo è un punto. E anche l'amministratore, invece di andare a questa somica a ripetere l'abitudine, sapete in che cosa si sta specializzando questa Giunta 5 Stelle? Aprire i libri e vedere cosa, che porcheria abbiamo fatto, quanto abbiamo rubato, invece che... E chi viene chiamato da noi ha la stessa abitudine, compreso l'amministratore della somica. Detto questo, volevo dire, questa è, quindi ho parlato di opposizione, dove si può trovare assieme su certi argomenti, dove si può trovare in maniera diversa su certi altri, questo non vuol dire credere, vuol dire che l'opposizione è una cosa, diverso è il centro-sinistra, che noi oggi, e Giuseppe ha fatto molto bene, cercheremo di farlo sempre meglio, in maniera sempre più organizzata, si trova a progettare e a verificare un percorso assieme e assieme correggere quegli errori che abbiamo fatto nella situazione precedente. Altra cosa quindi è il percorso politico che noi dobbiamo fare con un'alleanza, lo diceva Giuseppe, io voglio mettere soltanto qualche puntino, che deve essere la più larga possibile, un percorso difficile nel quale dobbiamo trovare però condivisioni sui programmi, abbiamo un tempo, non ci deve essere fretta su queste cose, sperimentare forze nuove di aggregazione senza sottovalutare le difficoltà del percorso e naturalmente questo senza dimenticare, ma non perché dobbiamo osservare qualcosa Giuseppe, ma per non essere ingenui, senza dimenticare chi spara dietro i mulini a secco e chi si sveglia la mattina presto a controllare le taglie per lavorare contro l'amministrazione comunale, no. E questo voglio dire perché i compagni di viaggio, pur nella difficoltà del percorso, dello scontro, del confronto, devono sempre essere compagni di viaggio che conservano in sé rapporti di grande correttezza e di grande realtà. Ringrazio. Dobbiamo mantenerci nell'ordine dei 5-10 minuti. Ha chiesto di intervenire Matteo stesso. Ah,
stavo facendo cose la fila, ma ci ciao a tutte e tutti, è bello vedere questa sala piena. La vittoria del 5 Stelle a Carbone non è stata un'anomalia, non è stato un caso isolato. Hanno vinto, come hanno vinto in altri comuni, e come purtroppo stanno vincendo non soltanto in Italia ma anche in altre parti del mondo, perché in qualche misura ci sono dei parallelismi tra quello che è successo a Carbonia e quello che ad esempio è successo negli Stati Uniti. Sì? Ah. Tra quello che è successo a Carbonia e quello che è successo negli Stati Uniti. Il problema è che oggi, purtroppo, probabilmente le risposte popolari a questa crisi arrivano quasi esclusivamente da destra. Cioè è la destra che oggi riesce a interpretare meglio di noi un sentimento popolare, che riesce a opporsi a determinate politiche di regole a cui noi probabilmente in questi ultimi anni ci siamo anche piegati fin troppo. E abbiamo consentito che il mondo andasse in una certa direzione. Oggi la disuguaglianza che c'è tra chi ha molto e chi ha poco è elevatissima. E si sente il peso che non è più sostenibile, e lo si sente negli Stati Uniti, lo si sente in Medio Oriente, come lo si sente anche a Carbone. Quindi il caso è la vittoria del Movimento 5 Stelle, come la vittoria di molti partiti di destra in tutta Europa, nel mondo, le vittorie che ci saranno della Lega, e non so cosa succederà alle politiche, ma sono molto preoccupato, non sono un caso. Allora noi è necessario che diamo una risposta più radicale di quella che abbiamo dato fino adesso. È inevitabile che per contrastare questo tipo di politiche noi dobbiamo radicalizzare, se volete, lo scontro. Cioè oggi non possiamo stare più lì a tentennare. Se vogliamo fare un paragone con la nostra città, il nostro territorio, noi forse, la responsabilità anche mia, che mi sono occupato di politica, anche se sono piccolo, di età, però anche io sento questa responsabilità, e forse ci siamo occupati troppo poco delle persone di cui ci dovevamo occupare, troppo poco delle persone che diciamo di dover rappresentare. E queste persone poi non le abbiamo ascoltate e ci hanno punito. E allora credo che questa sia la prima lezione che noi dobbiamo imparare. E noi qua, poi a Carbonia, insomma, non è che riusciamo a invertire le politiche che fanno anche i nostri partiti nazionali, il mio è sparito, però le politiche che fanno i partiti nazionali di riferimento, però anche noi abbiamo il nostro ruolo, perché qua ci sono persone che votano ai congressi, persone che eleggono i propri rappresentanti, quindi anche noi abbiamo la nostra responsabilità e ci dobbiamo tutti quanti rendere conto di quello che sta succedendo nel mondo, perché questo ha riflessi anche nella nostra città. E io sono molto preoccupato, perché vedete, oggi c'era un'iniziativa all'Auser molto interessante sulla città, sull'urbanistica, e l'amministrazione comunale non c'è andata perché c'erano altri esponenti politici di altre forze, va bene? E vi dico anche un'altra cosa che apparentemente non c'entra niente. Quando c'erano il giorno delle elezioni, voi sapete che serve un prende il motivo di però copre tutti i seggi, come i rappresentanti di lista, e porta anche i pasticcini. E tra quelle persone che facevano i rappresentanti di lista c'era anche mio padre. È passata l'allora candidata a sindaco, e appena ha visto la spinina ha detto non parliamo perché sennò mi condanni. No, adesso vedete, questi due comportamenti che sembrano non c'entrare in modo, in realtà hanno dei punti in comune, e cioè la visione che, non dico loro perché non voglio identificare questo tipo di comportamento esclusivamente con 5 Stelle, però con un comportamento che secondo me, con un'attitudine, con un atteggiamento che sta prendendo molto piede, per la quale io sono molto preoccupato, e cioè l'interpretazione delle istituzioni come qualcosa di privato, l'interpretazione delle istituzioni in cui non viene riconosciuto il ruolo agli altri.
Guardate che questo è molto pericoloso. Il fatto che oggi non siamo andati all'Auser, perché c'erano persone che arrivavano dal consigliere regionale che era di Sinistra di Ecologia e Libertà, un deputato che era del Partito Democratico, non sono andati perché c'erano queste persone, ma stiamo scherzando. Nelle differenze, nel dibattito, io partecipo perché anche se non la penso come te, riconosco il tuo ruolo all'interno del sistema democratico. Invece qua ci stiamo abituando a un comportamento che è molto pericoloso e per il quale io, ho molta preoccupazione e credo che tutti quanti dobbiamo essere consapevoli e tutti quanti dobbiamo impegnarci. La ricostruzione del prossimo centro-sinistra, che sarà anche la ricostruzione del prossimo governo della città di Carbonia, perché questo succederà, sarà così, però se noi ci rendiamo conto di quello che sta succedendo, se noi facciamo nostri gli errori che fino adesso abbiamo, comunque ho piacere di capire che è così, che finora abbiamo fatto, e allora noi vinceremo quella sfida. Se non saremo in grado di farlo, la mia preoccupazione credo che continuerà e purtroppo non saranno, credo, periodi felici, perché quando i populismi delle destre escono con così tanta forza reazionaria, che sembra proprio rivoluzionaria, no, invece è reazionaria, con così tanta forza che sembra che il mondo si debba capovolgere, sono successe cose brutte in passato. Siccome io non voglio... Siccome io non voglio che questo riaccada, noi dobbiamo renderci conto dell'atteggiamento che dobbiamo avere. E siccome Carbonia è stata un po' sempre una città esperimento, perché queste cose non debbano partire dalla nostra città? Grazie a tutti e ci vediamo presto. Mi ha chiesto di intervenire Daniele Reginali. Sì, grazie Giuseppe, grazie a tutti per essere presenti a questo momento, quindi un ringraziamento innanzitutto a Giuseppe per aver trovato un momento per discutere, per fare il punto un po' sul ruolo del centro-sinistra a Carbonia, ma soprattutto sulla condizione della città di Carbonia. E per ritrovarci appunto, magari delusi per quello che è accaduto in questi ultimi sei mesi, ma comunque consapevoli anche della nostra forza, delle nostre risorse. In questi 10-15 anni nel territorio a Carbonia abbiamo condiviso momenti negativi, momenti positivi, e noi non siamo un movimento, noi non siamo un comitato elettorale, noi siamo una grande comunità che ha avuto la capacità in diverse occasioni, come ho detto prima, di condividere momenti di gioia, momenti di difficoltà, ma pur sempre sul pezzo. Ognuno ha fatto la sua analisi del voto nelle varie sedi, per cui non credo che sia opportuno tornare indietro e rivivere un po' quello che è accaduto in questi ultimi sei mesi. Credo che serva guardare avanti e per farlo serva realmente capire chi siamo e ripartire da quello che è centrosinistra, che non è solo un riferimento politico, ma un'idea di società basata sulla cultura, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sulla capacità di renderci conto che ci sono persone che soffrono ogni giorno e che hanno necessità di assistenza. Valori che la politica ha il dovere di condividere e soprattutto di reinterpretare. La precedente amministrazione, insieme al Comune di Iglesias, penso che sia stata capofila nella discussione, nelle varie avvertenze che hanno interessato il successivo presidente. È un comune, un'amministrazione come quella attuale, che non riesce a rapportarsi con il territorio, dimostra di non essere all'altezza. Io voglio essere d'accordo che bisogna sferrare il clima, ma alcune cose le voglio dire. E sta dimostrando quotidianamente di non essere all'altezza, perché in questi anni di crisi economico e sociale tutti i comuni, soprattutto i comuni del territorio, hanno compiuto uno sforzo importante per cercare di ridurre la sofferenza
di quei cittadini che vivono una condizione precaria, grosse difficoltà. E quando tu ti fai forte di scelte che continui a difendere, non solo sei incapace nell'amministrare, ma impedisci la costruzione di una società basata sulla conoscenza, sulla solidarietà, sulla cultura, su quei valori che questa comunità ha conquistato negli ultimi 15-10 anni e che bisogna assolutamente difendere e valorizzare. Questa città non deve perdere questi valori, ma deve assolutamente alimentarli. Ed è vero che non è facile. Non è facile, guardate, la notizia di questi ultimi giorni relativa all'Alumina è stata una fonte di speranza per tutti noi, sul quale i lavoratori hanno fatto un grande sforzo, le istituzioni li hanno sostenute e tutti ci stiamo agganciando a questa, che è una fiammella che si è spenta, che noi dobbiamo cercare di alimentare, che dobbiamo cercare di sostenere, che dobbiamo cercare che rappresenta quell'aspetto che fa sì, che ci fa capire che dalle difficoltà possiamo uscirne, che tutti insieme possiamo affrontarle e dobbiamo uscirne. Vale per l'Alumina, vale per la questione Alcoa, e questo, perché questo accada, è fondamentale che le istituzioni siano presenti e siano capaci di affrontare con forza queste difficoltà. Allora è quello che noi dobbiamo chiedere ai nostri amministratori ed è quello che dobbiamo rivendicare con forza. Perché per noi la politica è partecipazione, è servizio, è interesse generale, è la capacità di occuparsi delle persone appunto meno fortunate di noi. E noi lo sappiamo fare, abbiamo dimostrato in questi anni di averlo fatto e di averlo fatto bene. E allora, per chiudere, per essere molto breve, andiamo avanti con fiducia, confrontiamo, parliamo tra di noi, raccontiamo quella che è la verità e quello che sta accadendo anche in questa comunità, con la dignità che ci ha sempre contraddistinto, ma anche con la certezza che la buona amministrazione non si conquista con un click, non si conquista con delle bufale, ma si conquista con impegno, con la capacità di amministrare ogni giorno le difficoltà, di governare la disperazione, ma soprattutto renderci conto che è ancora una carbonia migliore possibile. Buon lavoro a tutti, grazie. Buonasera a tutti. Scusate, ma devo fare una cosa perché anche le critiche ho perso funzione. Dovrebbe venire una voce di questo. Giuseppe, devo partire subito con un piccolo appunto. La voce rocca assieme a Giuseppe Ferreri. Mi è fatto molto piacere sentire la voce di Matteo Fremante prima. Questo significa che ancora i ragazzi hanno un po' di passione per voi. È quello che sta mancando un po' nel centro-sinistra. Mi sono vestito qualcosina, sì, lo ripeto, un po' di passione manca. Perché qua avrei voluto vedere un centinaio di ragazzi in più, della mia età, più piccoli. E invece stanno andando a sparire. E nessuno si chiede perché? Perché tutti parlano dei giovani, ma nessuno parla ai giovani. E questa è una delle. Questo non significa neanche di rispetto ai vecchi come mio padre e mia madre che sono qua. Bene, vorrei parlare di due cose. Mi ha fatto piacere sentire nelle parole di Giuseppe, candidato a sindaco di Carboni per le elezioni, una profonda autocritica di questa sconfitta, perché comunque solitamente quando si perde fino a bambini c'è la cultura in Italia del non analizzare il perché si è perso, ma di dare sempre la colpa agli altri. La disunione della sinistra è lo stesso del centro-sinistra, anche se mi piace più il termine a sinistra, soprattutto a Carboni. È sicuramente una serie di cose che si sono comunque intrecciate. Ha detto bene Matteo, una parola dei populismi che comunque spingono a destra, in tutta Europa, in tutta Italia. Ma comunque non si può rimanere sempre fermi. Oggi non parlerò degli antagonisti, ai nostri antagonisti che sono ora a Carboni al Comune. Come sono andato qua ho avuto un senso di fastidio, abbiamo visto le telecamere. Ho chiesto in giro, se i miei amici possono anche confermare, ho chiesto subito di chi erano queste telecamere, chi erano le persone tra le riprese. Perché nella campagna
nella tua giornata finale della tua, per la tua candidatura al sindaco di Carbonia, sono stato ripreso e mentre parlavo con un'amica di Carbonia e una mia frase è stata strumentalizzata da queste persone. La frase ve la dico, non ci sono problemi, parlavamo di Roma, delle elezioni romane, e come un normalissimo cittadino mi sono fatto un'idea, vi ripeto la frase: dobbiamo rompere il culo a questi fascisti. Ho detto questa frase. Hai fatto bene. Mi riferivo a Roma, naturalmente, perché mi sono fatto un'idea. No, vabbè, io in quel caso parlavo di Roma. La mia frase è stata tagliata, è stato montato un video e ha girato nel web. Non sono stato attaccato io come Roberto Corso, sono stato attaccato io come cantante di Gola Secca. Purtroppo i Gola Secca non sono solo Roberto Corso, sono sei persone. E sono sentiti toccati anche gli altri cinque ragazzi, perché siamo stati boicottati. Abbiamo perso un sacco di serate per colpa di questa mia frase. Perché stavo per dei nomi di paesi, dove ci sono state per esempio delle persone del 5 Stelle al governo, comunque nei comitati, non abbiamo lavorato, perché altri di Carboni hanno detto quelli sono contro noi, sono dei fascisti, abbiamo perso il lavoro. È una cosa vigliacca questa, perché comunque la politica è sempre una cosa in cui due persone si confrontano, ma mai si va ad attaccare una persona, mai attaccherei una persona del 5 Stelle con la consapevolezza di poter creare dei problemi nel suo posto di lavoro, per la sua famiglia. Quindi non ho visto queste telecamere, non più rivolta a Soma, ma solo per farvi capire dove può arrivare la cattiveria delle persone. E questo non deve accadere. Mi auguro che qua le persone che sono qua dentro non abbiano mai questo male, questo incancrenirsi dell'odio verso un avversario politico. L'avversario politico si può battere, ci si può confrontare, ci si può discutere, ma mai si deve distruggere. A me la distruzione di un altro essere umano non interessa. E questo secondo me sono la fondamenta della sinistra, quella che ho conosciuto io. Voglio fare altri 2 minuti, Giuseppe, per fare 2 proposte. La prima è importante, ci tengo tantissimo. Mi hanno detto, io sono sempre fuori per questi lavori, stiamo programmando la nostra stagione, ma mi hanno detto che nelle strade di Carbonia, di Cortoiano, di Vacquapis, insomma di tutto il comune, si rivedono le siringhe, si rivedono questi piccoli oggetti con un ago. No, non stiamo parlando di diabetici. Serve uno sforzo un po' più grande da parte di tutti, perché quando i ragazzi li sprofondano nel baratro della droga vuol dire che c'è una profonda crisi esistenziale. Non dimenticate che parlando solo di voi stessi, parlando solo di un confronto politico con un'altra formazione, di dare una mano a chi ha più problemi. Quando dei ragazzi giovani arrivano a trovare conforto in quella sostanza bianca, si chiami coca o eroina, delle pastiglie, vuol dire che la cosa non sta funzionando. Sono figli, sono fratelli, certe volte sono anche papà e mamma e madre. Però ricordiamoci sempre di essere umani, questa è una cosa che rivolgo a voi, dalla politica, a chi nelle attività culturali lavora. Qua c'è anche una persona come Luca che ci rappresenta il Sulcis in regione. Ecco, non dimenticate di aiutare questa persona, perché veramente ci tengo veramente, mi dispiace tantissimo, non penso. Mi stressa fare queste cose, ho perso molti amici così da ragazzi. Adesso io ho quasi 40 anni, non avevo 18-19, ne ho perso tanti. Mi ha visto tutti i ragazzi andare via così senza poter fare niente. Un'ultima cosa, naturalmente anche io sono molto dispiaciuto, io sono anche parte in causa perché mia madre lavora nell'asilo nido di Carbonia ed è fin troppo facile prendere posizione. Però la ludoteca, l'asilo nido, la sala pro, mi sembra che ci sia un attacco alla parte più bella della società, la pratica che è in difficoltà, i posti dove per esempio in un asilo nido anche le persone, le famiglie con gravi difficoltà hanno il diritto di poter vedere i propri bambini affidati dalle mani
di grandi professionisti, non dico perché ci sono amati in mezzo, perché ci sono cresciuti a queste donne che fanno il loro lavoro veramente con tanto cuore, perché non è un lavoro, non è un lavoro semplice, è un lavoro di grande responsabilità per dei bambini appena nati, e loro lo fanno da tantissimi anni con grande professionalità, e questo attacco è veramente vigliacco, è una cosa che è veramente insopportabile, e penso che sia un attacco politico, non sia una questione di risorse economiche, ma penso che sia un attacco politico contro il centro-sinistra, avendo noi come caratteristiche appunto la difesa delle parti della società come la ludoteca, l'asilo nido. Ecco una proposta da fare all'amico Luca Pizzuto e a Giuseppe Casti. Una proposta semplicissima, ma ripartiamo anche dalle cose più piccole. Una cosa che mi turba molto, io sono un grande amante della Barbagia. In Barbagia hanno storia, hanno costume, hanno... Io quando arrivo dal sud ci sta strutta cortoghiana. Mi sono preparato il sardo? No. Ma voi avete il costume? No. Ma voi avete il murales? No. Siamo giovani. Ci sono delle persone a Carboni e a Cortoghiana che sono più venti del paese stesso. Mi viene in mente una piccola cosa. A me di vedere ancora i nomi dei vecchi re Savoia in Sardegna non mi interessa molto. Via Medeo di Savoia. Me ne vorrei liberare volentieri. Perché? Sì, questa è la mia parte indipendentista. Ce l'ho. Però. Di sinistra. Però sarebbe intitolare delle vie alle persone di Cortoghiana, di Vacquavisa, di Carbonia, che non ci sono più, ma che hanno fatto qualcosa per migliorare la città. Dedicare una via a un uomo, a una donna che quando veramente sputato sangue, e vederlo e vedere in quella via di un uomo che magari ha costruito Carboia. Un uomo sardo o una donna sarda che hanno migliorato Carboia, perché quello striscione che ho visto fatto dagli antagonisti, io applaudi, perché in quello non ci sono differenze. Io sono antifascista e non ho paura di dirlo. Ho visto che invece su Facebook parecchi carboniesi, compresa la signora di cui non ricordo il nome, candidata a sindaco, si è un po' stizzita e ha detto: ma perché non scriviamo anche che siamo anticomunisti? Non ricordo che Stalin abbia governato in Italia, mentre Mussolini sì, con leggi razziali, con deportazioni, mandando i fratelli italiani a prendere calci in culo in Grecia e poi in Russia, poveri, in Spagna lasciamo perdere. È proprio oggi che c'è una commemorazione delle foibe, dove sono morti comunque delle persone che andavano a combattere senza sapere che combattessero. Ricordiamo che 10 abbiamo fatto noi in Jugoslavia. E l'ultima proposta per Luca, così vi levo dalle valle. Luca, tornando al discorso dei ragazzi, ci tengo a fare una proposta pubblica, oltre a quella che ho fatto per le vie di Carboni. Mi metto a disposizione col mio gruppo, con i Gola Seca, per fare dei concerti gratis nelle scuole. Voglio ripartire da lì per parlare di omofobia, bullismo, per raccontare cos'è il per iniziare a sporcarci le mani, a fare qualcosa di concreto. Quindi il mio gruppo è a disposizione e ti chiedo davanti a tutti di organizzare dei concerti per parlare di questi argomenti. Ultimo flash, l'anno scorso ho conosciuto un ragazzo di Alghero di 15 anni, mi ha detto: mi stavo per lanciare da un ponte, mi ha salvato la mia migliore amica. Gli ho chiesto: perché, scusa, come puoi ammazzarti a 15 anni? Io a 15 anni l'unica cosa che potevo pensare di male era che una ragazza mi dicesse di no. Per il resto, ormoni, idee, voglia di fare, che sport. Mi volevo ammazzare perché a scuola mi dedicano tutti. Ho detto: hai un bruttatore, che profumo usi?
tutti i lati, no, no, no. Beh, in effetti la tua candidatura mi piace, ma no, no, sono gay. Un ragazzo, un bambino di 15 anni si voleva uccidere perché è gay. Dobbiamo fare un grosso lavoro, ripartire da zero. Tutti i passi fatti, dobbiamo continuare a esistere come automatico, iniziare da capo. Ecco perché ti chiedo questo, Luca, ci tengo tantissimo, a noi tutti, io la segno. Buon proseguimento. Che semplicemente noi non siamo come loro, perché quando a qualcuno di noi, a tutti noi è stato detto che per qualsiasi critica che si fa all'amministrazione comunale di Carbonia dobbiamo tornare nelle fogne, io penso che noi dobbiamo rispondere con un sorriso e continuare a essere come siamo. Loro sono diversi, ma questo è una cosa che ci valorizza. Io non so se lo sapete, lavoro qua in ospedale a Carbonia, quindi vedo tantissime persone del territorio e ho il polso un po' della situazione. Carbonia non è più quella di prima, c'è un tesseramento di casa Pound che viene fatto alla luce del sole, ci sono movimenti antiabortisti che spuntano come funghi. E probabilmente dobbiamo fare i conti con una nuova realtà, e questo ci interpella ovviamente sia come amministratori sia come semplici cittadini. Io penso una cosa, che l'unico programma dell'amministrazione comunale nuova è cancellare tutto quello che è stato fatto prima, non c'è un programma a lunga scadenza. I servizi che vengono tagliati non vengono tagliati perché loro pensano sia giusto tagliarli, non hanno questa intelligenza, sarebbe sopravvalutarli, semplicemente li tagliano perché qualcun altro li ha messi e hanno un odio viscerale verso chi li ha messi. Questo è il motivo, e purtroppo dobbiamo dirci, visto che siamo qua, che è lo stesso odio viscerale che ha portato tanti ex compagni di viaggio del centro-sinistra a Carbonia a fare campagna elettorale per i 5 Stelle. Perché questo va detto. Perché molte persone anche del Partito Democratico, che erano dirigenti del Partito Democratico, hanno fatto campagna elettorale per i 5 Stelle perché o non hanno tenuto un posticino, o non hanno tenuto una poltroncina, o forse Giuseppe gli ha coccolato il cocco. Se si parte dal nuovo centro-sinistra, bello, che sia nuovo però. Sia nuovo in tutti i sensi, non perché ci devono essere persone giovani, che molto spesso i giovani sono più vecchi dei vecchi. Bravo. Sono giovani in assoluto. Ma perché le idee devono essere veramente nuove. E chi ha preferito far vincere i 5 Stelle per andare contro qualcuno, non ha capito che faceva male solo alla città. E questo non è un modo onesto di fare politica, e fa ancora più schifo se lo fa qualcuno che si professa di sinistra. La seconda lezione di Carbonia. La seconda lezione che ci viene dalle lezioni di Carbonia, come da quelle americane, è una: che il voto, per fortuna, è una cosa seria. E che poi tutti quelli che non sono andati a votare, tutti quelli che, ma Giuseppe, però magari ce ne poteva essere uno meglio, ma questo centro-sinistra non è come lo vorrei io, potremmo fare di più. Adesso però ci sono gli altri. E questo vale sia per noi sia a livello nazionale. Purtroppo la sinistra, al contrario della destra, ha avuto un difetto, che cerca sempre la purezza.
e a sinistra c'è sempre qualcuno che si sente più puro di un'altra sinistra, e si fanno le scissioni dell'atomo, anche partiti del 3%, c'è qualcuno che è più puro e fa un altro partito del 1%, nel PD c'è qualcuno che è più puro e fa un altro partito del 3%, con il risultato che vincono gli altri. Io spero che il nuovo centrosinistra, le nuove persone che si mettono in campo, capiscano che la sinistra non sarà mai perfetta, perché aspira a qualcosa che è talmente grande che non sarà mai perfetto, ma è meglio ottenere sempre l'80 che ottenere il 0. Adesso noi abbiamo lo 0, ci teniamo lo 0 per 5 anni e speriamo che al prossimo giro abbiamo di nuovo la 90. Grazie. Sinistra sicuramente, che è stata cavalcata in quel periodo delle elezioni nel paese a livello nazionale. Si è parlato di errori che sono stati commessi, ma certo, ma chi è che non commette errori? Però non può essere soltanto limitata e circoscritta a una città. La sollevazione, la rabbia popolare che poi ha spostato per alcuni versi l'asse dei voti magari verso il Movimento 5 Stelle è legata al fatto di alcuni errori della politica, della sinistra che è stata fatta a livello nazionale. Ci siamo detti ascoltiamo, facciamo tutti e ascoltiamo anche gli altri, ascoltiamoli davvero, perché guardate che cancellare l'articolo 18 per esempio, cancellare l'articolo 18, che era quello che prevedeva, che garantiva i diritti ai lavoratori, a tutti i lavoratori, che cioè non potevano essere licenziati, a meno che non ci fosse una giusta causa, il giustificato motivo, quello che citava l'articolo 18, e averlo cancellato, diciamocelo, però è stato noi stessi. È stato sicuramente un errore madornale non ascoltare le organizzazioni sindacali a noi vicino quando dicevano attenzione che la riforma Fornero non può essere modulata, rivista così come è stata concepita. Diceva Landini, ma io dopo aver lavorato in fabbrica per 41 anni se poi devo essere costretto per andare in pensione avevo compiuto 63 anni ad andare in banca e attingere un finanziamento per poter andare in pensione, ma io ti corro dietro. Aveva ragione, e questi fatti, ne ho citato soltanto due perché forse sono i più gravi, hanno decisamente influito negativamente in termini di consensi alla nostra sinistra. A Carbonia, che non era mica una cittadina da niente, a Carboni ha pagato la nostra amministrazione, ma tutti riconoscono che Giuseppe Castri ha governato bene. Da questo punto di vista lo riconoscono persino gli avversari, ma è stata proprio cavalcata una protesta violenta messa in atto in particolare da questi del Movimento 5 Stelle,
che con la scia dell'anti-Renzi in realtà era insito, nascondendo in sé l'odio, l'avversità verso la sinistra, perché in quel periodo, lo fanno ancora adesso, ma in quel periodo in particolare, ricordatevi che i problemi dell'Italia non erano i giovani disoccupati, non era il lavoro, non erano le altre questioni. Io ho citato la riforma Fornero, no, era Renzi, era il governo Renzi da mandare a casa, da far cadere. Ecco, questo per quanto riguarda la questione nazionale. Per quanto riguarda la questione regionale, guardate, noi abbiamo un dovere verso i giovani, riappropriarci e trasmettere la volontà e la capacità di rimetterci a lottare. Qualcuno diceva, ma l'Eolumina ha ottenuto, io sono un ex lavoratore dell'Eolumina, sono in pensione da 5 mesi, quindi posso dire ancora la mia anche sulle lotte che sono state fatte. È un esempio per tutti noi presenti qua, per la cittadinanza, per il territorio e per i giovani disoccupati, a cui dobbiamo trasmettere questa capacità che lottando si vince, che lottando si ottengono i risultati. Attenzione, è un risultato parziale, ma è un bel risultato, è un bel risultato. Abbiamo il problema dell'Altoa ancora, io vedo qui che ci sono compagni dell'organizzazione sindacale, riuniamo le forze, rimettiamoci in piazza, perché non si può, io lo dicevo già da parecchio tempo, non si poteva lasciare l'Eolumina da sola, così come non si può lasciare l'Altoa da sola davanti a un gigante, a un colosso, un problema così grave. Riappropriamoci della volontà tutti quanti di riscendere in piazza uniti. Questo è il messaggio che dobbiamo dare ai giovani. Per quanto riguarda, e concludo, per quanto riguarda invece l'amministrazione comunale, che sta togliendo i diritti fondamentali delle famiglie, dei cittadini di Carbonia, riappropriamoci anche di questo, così come abbiamo fatto in piazza Primo Maggio quando abbiamo chiuso la ludoteca, riappropriamoci di scendere in piazza e contestiamo e chiediamo che diano le dimissioni a questa gente qua, che non sono evidentemente in grado di amministrare proprio niente, se non tagliamo i servizi più elementari ai cittadini. Grazie. Compagni e compagni, ciao a tutti e a tutte. Abbiamo perso quella sconfitta che non avremmo mai voluto vedere e che pensavamo di non subire mai, è arrivata. E devo dire che io mi sono un po' sentito in quei giorni duri, aspri, difficili, un po' come Enea, che vede caduta la sua città e distrutta dai greci. E da lì abbiamo iniziato un po' a riflettere, perché, come dire, i troiani non persero la guerra perché scesero in campo aperto. I troiani persero la guerra perché si arroccarono e, convinti della superiorità, loro accettarono un regalo dei greci, aprirono le porte al cavallo di Troia. Noi abbiamo perso, abbiamo il dovere di dircelo, di analizzare questa sconfitta, di ragionare sul perché, ma abbiamo il dovere di intervenire e di agire. Carbonia è stata la guida di questo territorio ed è stata la guida politica di questa regione su molti aspetti. Oggi non lo è più, manca la guida, mancano i contenuti o forse ci sono, e noi abbiamo il dovere di rimetterci in campo, il dovere, come viene a rifare quella traversata dura, aspra e difficile, che dobbiamo avere la grinta e il coraggio di percorrere. Io non parlerò degli antagonisti, dice Robert, non ne voglio parlare di noi, arriverà il momento in cui parleremo anche di loro, ma oggi voglio parlare di noi. E prima cosa, voglio anch'io ringraziare la lotta dei lavoratori dell'Eolumina
e dispiace che non ci sia stato il sostegno politico della città capoluogo di provincia in questo senso, in un momento così importante. E poi voglio ringraziare Giuseppe per due ragioni. La prima, perché ha convocato questa assemblea, che andava fatta, che ci riunisce tutti e che ci rimette in campo. E poi perché, e non è semplice, immagino, sta conducendo la battaglia dell'opposizione al Consiglio Comunale. Perché se oggi noi abbiamo informazioni sulle situazioni del bilancio, su quello che contiene un bilancio, che è un atto politico, è perché qualcuno ce lo sta dicendo, ce lo sta raccontando, è perché qualcuno sta trovando il coraggio dopo una grande sconfitta di rimettersi in piedi. E quindi io a questo voglio dire grazie. Dopodiché dobbiamo riflettere, ha ragione chi è intervenuto prima di me, dire che la città sta cambiando in modo pericoloso, perché io mai avrei pensato che i fascisti del terzo millennio trovassero il coraggio a carbone di mettersi in campo, fare tesseramenti, fare operazioni particolari in giro per la città, e mai avrei pensato che la città stesse fermando a guardare, anzi, a volte anche a giustificare, vabbè, ma fascismo, come qualcuno ha detto, non è mai un'opinione, è un crimine, punto. E credo che questo crimine noi e questi ideali non possiamo perpetuare nelle nostre strade, nella nostra vita comune, nella nostra quotidianità. Abbiamo il dovere di isolarli. E in questo dobbiamo essere chiari. Io sono perché il centro-sinistra riapra le porte, abbia la capacità di riconnettersi ai compagni con cui noi abbiamo avuto divisioni nelle ultime comunali, dentro però un'idea di città proiettata verso il futuro che sia chiara, che sia costruita insieme, ma che non preveda fascisti e bottegai di vario genere. Dobbiamo avere un'idea che proietti la nostra città nel futuro, che riprenda la guida del territorio di una grande Carbone e un grande Sulcisiglesiente, cosa che gli altri in questo momento non hanno. Per farlo non dobbiamo ripetere l'errore di buttarci dentro il fortino convinti dei numeri della nostra capacità elettorale, della nostra capacità di tirare preferenze e non di guardare alla prospettiva e al percorso futuro. E alle persone che giudicavano la vecchia amministrazione, il nostro sindaco, ex sindaco, come un mostro incapace di governare, che faceva cose terribili, dobbiamo fornire il giudizio delle cose. In un momento aspro e difficile i servizi sociali rivolti ai ragazzi non sono mai stati tagliati, mai, mai, anzi noi in 70 anni li abbiamo costruiti, i servizi li abbiamo fatti crescere, senza politica. Qualcuno decide di tagliarli. Io parlo, sto vivendo un'esperienza difficilissima di governo regionale, dove capita che in una maggioranza, in una coalizione ci sia chi ritiene i servizi sociali un costo che deve essere smantellato. È successo anche nella nostra maggioranza, in regione. Ma noi abbiamo fatto battaglie, li abbiamo insultati, ci siamo incazzati con i nostri stessi compagni di viaggio, li abbiamo impedito di fare certi tagli e di fare certe operazioni. Perché la politica è anche questo, è battaglia quotidiana, anche con il tuo compagno di banco. Governare insieme è difficile, il pensiero unico non esiste, tant'è che si vede che nel contenitore del dissenso le posizioni sono diversissime e fare anche scelte semplici e banali diventa complicato e a volte anche impossibile. Abbiamo visto quello che è successo nei giorni precedenti anche nell'ultimo Consiglio Comunale. Per cui c'è una differenza politica che sta emergendo in modo chiaro in questi giorni e in queste ore. E abbiamo il dovere di sottolinearla e di farla percepire agli altri. Dopodiché, noi dobbiamo tornare in strada. Noi dobbiamo ritornare a parlare con le persone, a riconnetterci, a prenderci anche qualche vaffanculo. Però dobbiamo ritornare con orgoglio. Perché io non gli rinnego i 70 anni di governo. Volevano aprire i libri per dimostrare che avevano governato ladri. Non lo possono dimostrare perché non ce ne sono stati ladri nella nostra amministrazione. Ci sono state persone che hanno dato un'idea di ministro di sviluppo alla nostra città. Tant'è che in 7 mesi. Detto ciò,
so, io non sono più assessore provinciale, non è così semplice entrare nelle scuole, ma ci proviamo, però provo a lanciare almeno due proposte, una raccogliendo la proposta di Roberto. A me in quel campo ha allarmato profondamente il video che ha girato su Facebook qualche settimana fa di una ragazza di una ventina d'anni che si droga in pieno giorno in un parco pubblico in mezzo a tanti palazzi. Quello è un grido d'allarme, è una richiesta enorme d'aiuto, perché io avevo 8 anni quando la città era invasa da questo problema. La gente si drogava, ma non si drogava nella pubblica piazza, nella piazza del quartiere, si cercavano i posti nascosti. Il fatto che si faccia alla luce del giorno, in un parco di bambini, di fronte a tanti palazzi, implica che il livello di soglia è stato abbondantemente superato ed è un allarme per tutti noi. Allora, Roberto, e tutti noi, facciamo una festa, magari in quel giorno che abbiamo il festeggiamento di primavera, che è il 25 aprile, e andiamo dai ragazzi di quel quartiere a dire: se avete bisogno d'aiuto, chiedetelo, noi non vi giudichiamo. Perché se avete un problema, se c'è una difficoltà, c'è il modo per aiutarvi, c'è il modo per venire fuori da quelle situazioni. Tendiamo la mano e riconnettiamoci alla nostra città e al nostro popolo. Altra cosa, proposta che avevamo iniziato purtroppo nella fine della legislatura. Far ritornare la voce e la possibilità dell'autogoverno nelle nostre circoscrizioni, nei nostri territori, nelle nostre periferie. C'è la possibilità di farlo, c'è una legge regionale che consente di aprire i forum di quartiere. Facciamo una grande battaglia cittadina perché il comune, su proposta nostra, faccia un regolamento per ridare forza e voce alle nostre periferie e al nostro territorio. Rimettiamo in campo la democrazia, rimettiamo in campo la partecipazione e le energie di cui la nostra città è capace, come ha dimostrato nel suo passato. Come Enea, dobbiamo sobbarcarci il nostro padre sulle spalle, prendere per mano il figlio e fare il viaggio. Io non so quanto durerà, spero il meno possibile, ma ci sarà e siamo in viaggio. Con coraggio, mettiamoci in marcia, tutti quanti insieme, con il cuore in mano, e andiamo a riprenderci la nostra città, andiamo a riconquistare insieme. Se ci sono altre persone che vogliono parlare, fatemi un segno. Interviene Fabio Lesorus. Buonasera a tutti. Quando così intervengo inizialmente, ma anche un po' umoristica, accolgo quello che ha detto prima Mauro Ligi sulla malattia della sinistra di dividersi. Ho visto da poco una vignetta molto carina su Facebook di Lercio.it: è nato Io Comunista, il Partito Comunista, con un solo iscritto. Possiamo farne tanti quanti ne vogliamo, quindi possiamo essere tanti partiti comunisti, un solo iscritto. In effetti è la verità anche questa, che tendiamo a dividerci, a dimezzarci in tante piccole realtà che magari hanno tutte quante le proprie ragioni, ma che devono trovare, se vogliono arrivare al governo, se vogliono arrivare poi a incidere realmente sulla realtà, necessariamente una sintesi. E forse questa assemblea è proprio il modo, un primo approccio, un primo passo per provare a creare una nuova sintesi, perché abbiamo perso le elezioni comunali, una città che il centro-sinistra non le aveva mai perse. Forse è il caso di trovare una nuova sintesi, nuovi equilibri, nuove forme aggregative. E secondo me questa assemblea, dico la seconda battuta e poi ne dico più, spero, e secondo me questa assemblea già è riuscita a creare una sintesi. Dopo circa, io ne ho 39, 20 anni Roberto, dopo circa 20 anni io e Roberto parliamo nella stessa assemblea. L'ultima cosa che abbiamo fatto era un'assemblea di istituto al liceo, eravamo rappresentanti. Io e Roberto, per dirvi la sintesi che è, siamo due persone
che magari hanno le stesse idee di sinistra, ma che ci conoscete da tutti e due, magari le esprimono in forme sia di vita che dialettiche differenti, pur esprimendo comunque la stessa idea. E forse è questo che dobbiamo andare a ricercare. Dobbiamo andare a ricercare tutte le diversità che ci sono nelle nostre unità, nelle nostre idee identiche, tutte le diversità che ci sono, e riuscirle a portare nuovamente a sintesi. Una sintesi che sappia dare una prospettiva alla città, delle idee nuove alla città, senza abbandonare quelle del passato che non fanno affatto schifo, come vogliono dirci. I 70 anni di Carbonia, amministrati dal centro-sinistra, non sono quel male di cui ci parlano, altrimenti questa sala non esisterebbe, altrimenti questa città non esisterebbe. Perché chi la storia la conosce, e vedo persone sicuramente più bianche di me, più canute di me nei capelli, che magari certe battaglie le hanno conosciute, chi la storia la conosce sa benissimo che negli anni 50, se non fosse stato per la sinistra di Carboni, anche un po' più avanti forse, la città non ci sarebbe più. Era una città in dismissione, non ci sarebbe stato lo sviluppo urbano che c'è stato. Quindi io tutto questo buttare via questi 70 anni lo rinnego alla grande. Ed è un'eredità che noi dobbiamo fare nostra, assolutamente. Così come dobbiamo fare nostra anche l'eredità successiva di una città che è riuscita a stringersi intorno a sé e a ricreare degli sviluppi produttivi, come è stato per esempio il polo industriale di Porto Verde, ma anche che è riuscita, e questa non è mia, ma è un vecchio sindaco che ora non c'è più, me l'ha detta lui, ad essere la guida del territorio. Mi disse: caro Fabio, io avevo forse 10 anni in meno, ero uno studente, chi amministra Carbonia amministra il Sucis, ma non perché comanda su Nargao, perché dà l'indirizzo politico sul resto del territorio. Così era e così è. Adesso l'indirizzo politico non c'è più e il territorio va per i fatti su. Questo è il mio punto di vista politico sulla questione attuale. Dare l'indirizzo politico e guidare il territorio significa che, va bene, forse Cagliari non ci sta a guardare, ma tutto il resto del nostro territorio sta a vedere cosa fanno a Carbonia. Siamo la punta più avanzata di un qualcosa che riguarda non soltanto la nostra città, ma che riguarda anche tutto il nostro retroterra e a volte anche la nostra regione. D'accordo? Siamo stati, proprio in procinto di campagna elettorale, il primo comune, correggimi Luca, per quanto riguarda le unioni civili, giusto? Ci hanno preso in giro, ci hanno detto che era una marchetta a Luca Pizzuto e a sé per mantenere l'alleanza, ma noi l'abbiamo fatto lo stesso, perché a noi che guarda tutto il territorio, in quel caso anche tutta la Sardegna. Ma adesso ho citato quello che è arrivato proprio alla fine, ma ne posso citare un altro su cui abbiamo lavorato, su cui ha lavorato l'assessore Marongi e su cui ha lavorato Matteo Sesto: la lotta alla ludopatia. Siamo stati il primo comune sardo a fare un regolamento serio, uno dei primi italiani. Ho fatto questo preambolo citando alcuni fatti, ma ne potrei citare altri, non vi tedio però su questo, per dire l'importanza che ha questa città, che se magari non ce l'ha su scala nazionale, ce l'ha assolutamente su scala locale. Un tempo ce l'abbiamo avuto anche su scala nazionale. Carbonia era la città della lotta operaia, dove si resisteva e si andava avanti, d'accordo? In parte lo siamo ancora, perché gli operai dell'alluminio, gli operai di Ila, gli operai di Alcoa, e chiedo scusa se mi dimentico qualcuna, ma sono talmente tante le realtà in crisi, sono talmente tante che è difficile ricordarsene tutte se non sei proprio dentro la questione, stanno portando avanti quella lotta. Carbonia è una città importante, non è l'ultima città. Noi abbiamo la necessità di riunirci e di rivederci, di fare sintesi tra tutte quelle idee diverse che noi tutti abbiamo, ma che alla fine collimano sempre nella stessa, che è un'idea di sinistra, di centro-sinistra, è un'idea di buona amministrazione, è un'idea che la nostra città porta avanti nel tempo, seguendo alcune direttive, magari ce ne sono delle altre, io provo a dirne soltanto qualcuna, quelle che mi vengono in mente. Per esempio, io non rinnego neanche, è detto magari da uno che ne parla sempre male, non rinnego neanche il periodo fascista, nel senso che praticamente
la costruzione di Carbonia da parte di architetti che erano tra i migliori d'Europa ha visto la nascita di una città urbanisticamente moderna, urbanisticamente direi molto più moderna di città moderne. Strade larghe, ma anche via perché uno era ebreo, l'illuminato, dettagli, proprio dettagli, dai. Dicevo, è una città con strade larghe, con edifici, molto vivibile e molto abitabile. Chiunque venga a Carbonia lo dica, quelli che vengono da fuori. Non gli sembra una cittadina piccolina da 30.000 abitanti, sembra una metropoli, sembra una grande città. E noi dobbiamo proseguire su questo sviluppo della città umanamente sostenibile, cioè sostenibile dall'uomo. Facendo questo dobbiamo riuscire a fare delle operazioni che nell'ultimo ventennio questa città ha compiuto, per esempio recuperare tutti quei beni che l'architettura razionalistica, quella appunto di cui stavo parlando, ci ha lasciato in eredità, tutti quegli edifici che noi abbiamo recuperato faticosamente. Anche per questo io non rinnego i 70 anni, negli ultimi 20 anni abbiamo fatto un lavoro enorme di recupero di tanti edifici che, come diceva qualcuno prima, erano utilizzati, mi sembra Giacomo, erano luoghi, diciamo, non di buona frequentazione. E facciamo l'esempio appunto di Piazza Primo Maggio. Noi abbiamo recuperato quegli edifici, li abbiamo riqualificati, non li abbiamo abbattuti perché erano del regime fascista. Noi abbiamo preso quello che di buono ci è stato lasciato negli ultimi 20 anni, l'abbiamo riqualificato e l'abbiamo restituito alla città sotto forma di servizi utili alla città. Abbiamo parlato della ludoteca, possiamo parlare del centro della domotica, possiamo parlare delle case popolari, possiamo parlare degli alberghi operai che sono diventati scuole, ma che sono diventati anche alloggi per persone che sono in estrema difficoltà. Noi quel percorso lo dobbiamo continuare di recupero della nostra architettura razionalista, finalizzata non soltanto a tutti quei servizi di cui ho parlato, a tutte quelle questioni di cui ho parlato, ma anche al luogo in cui adesso siamo. Noi siamo la vecchia miniera di Serbaio, riqualificata e trasformata in un centro culturale di estrema importanza. Noi quel percorso lo dobbiamo continuare a seguire, assolutamente. E se c'è un'idea di sinistra, deve anche discutere di questo. Magari abbiamo sbagliato, perché poi abbiamo perso le elezioni, magari abbiamo sbagliato e non siamo riusciti a comunicarlo, però è il momento di aprirci e di comunicarcelo di nuovo. Abbiamo sbagliato, diteci dove abbiamo sbagliato, ma vi dico di più, non diteci dove abbiamo sbagliato, parliamo insieme, perché nessuno a me mi ha dato la luce come, che ne so, rappresentante della sinistra cittadina, e a Giuseppe Casti lo stesso, a Luca Pizzuto, e posso fare i nomi di tanti altri. Ma lo siamo tutti quanti noi, tanti in questi mesi mi hanno detto: sì, avete perso le elezioni, io sono di sinistra ma voi le avete perse, va bene, accetto questo discorso. Perché? Perché la sinistra non è più quella che deve essere. D'accordo, accetto anche questo discorso, abbiamo sbagliato, non siamo stati impermeabili a delle richieste che magari arrivavano. Però a questo punto mettiamoci tutti quanti in gioco, perché nessuno dice che deve essere Fabio De Giuseppe o altri a far rinascere per forza una questione di centro-sinistra in città. Lo dobbiamo essere tutti quanti, e non da dietro la tastiera, ma guardandoci in faccia e discutendo su temi come quello che ho appena citato. Ma ne voglio citare un altro, che è quello del mantenimento dei servizi per le persone più deboli e per i più piccoli. Noi abbiamo vissuto l'illusione che questi servizi fossero intoccabili, fossero ovvi, scontati e intoccabili. Sono bastati 8 mesi di amministrazione diversa dalla nostra per dimostrare che questo non è. Quei servizi sono toccabilissimi, sono scelte politiche che le amministrazioni precedenti avevano fatto e la nuova amministrazione non ha fatto. Quei servizi vanno riconquistati, assolutamente. Se poi andiamo a vedere, mi sono parlato un fuori, non ho ancora letto, però questo lo voglio leggere perché poi gli possono anche dire a Giuseppe che si è fatto scudo con i bambini, non lo so. Di fatto hanno chiuso la ludoteca, ci sono i bambini o comunque sia persone giovani, d'accordo? Ha chiuso la ludoteca, cancellati i soldi sul servizio educativo di cui che parla di bambini, sarà come musicali, ragazzi, giovani, eccetera. Hanno detto che era una fesseria, l'iniziativa è il mio diario,
rivolta ai bambini di 5 e 6 anni. Che cosa è l'iniziativa Il mio diario? Faccio questa piccola parentesi, scusatemi, però voglio spiegare. Una fesseria, ma anche una cosa molto importante. Per cui l'amministrazione spendeva 4.000 euro. Si facevano fare dei disegnetti ai bambini di 5 anni all'asilo, dopodiché l'anno successivo i bambini dell'asilo se li ritrovavano in prima elementare in un diario stampato, acquistato dall'amministrazione comunale. 4.000 euro. Che... 4.000 euro. Niente di che. Stato cancellato. L'obiettivo di questa iniziativa era semplicemente rendere un bambino partecipe fin dall'asilo della vita della città e farlo un po' protagonista. Fabio, sono 4.000 euro però che hanno risparmiato per pulire le spiagge. È vero, sono le spiagge da pulire. Comunque, questo è un semplice esempio. Possiamo fare anche l'esempio del treno della memoria, di cui tutti quanti conoscete cosa è successo, ma non lo faccio. A me sembra che colpiscano tutti quanti le fasce giovanili e i bambini. Mi sembra proprio questo. L'ultimo punto, su cui secondo il mio punto di vista, poi possiamo aprire i discorsi e ampliare. La città si è sempre distinta, guardate che l'ho lasciato all'ultimo, ma non perché è ultimo in importanza, ma soltanto per evidenziarlo. Carbonia è la città della tutela dei posti di lavoro, della lotta dei posti di lavoro, per mantenere i posti di lavoro che ci sono, che sono andati perduti e si possono recuperare. E trovo vergognoso che in un momento così importante come questo, l'avvertenza era mia, non ci sia una parola da parte dell'amministrazione su quello che è successo. Io ho fatto l'assessore, può sembrare una fesseria, ho fatto l'assessore per 5 anni. Una volta, non è potuto andare il sindaco, mi ha mandato a me a Roma a presenziare, a fare rappresentante della città, all'incontro al MISE, al Ministero. Può sembrare una fesseria, perché tu vedi e stai fermo con la tua fascia, però io ho avuto operai che dopo mi hanno stretto la mano e mi hanno detto ti ringraziamo per essere venuto, perché noi abbiamo bisogno delle persone come voi, cioè dei nostri rappresentanti, al nostro fianco, perché sentiamo l'esigenza di avere qualcuno che ci rappresenti, non siamo soli, abbiamo tutta la città se viene una persona con una fascia. Ecco, quindi a me sembra che questi operai dell'alluminio in questo momento siano abbandonati, per voler usare un eufemismo, perché potrei dire anche qualcosa di più negativo, perché abbandonati in termini neutro, li lascio in pace, secondo me c'è anche una certa negatività nei confronti dell'avvertenza, ma lasciamo stare. Questo volevo dire, semplicemente questo. Volevo dire che la città in questo momento è in mano a una forza politica che non si riconosce nel centro-sinistra, in cui noi non ci riconosciamo. Però noi la possiamo riconquistare soltanto se parliamo di temi e di prospettive e non di persone o di gruppi di potere. Se noi focalizziamo la nostra discussione sulle persone e sui gruppi di potere, perdiamo in partenza, perché perdiamo il 90% di noi. Noi dobbiamo focalizzare su dei temi, riunirci più persone possibili su questi temi. Io ne ho elencati alcuni, ma non sono certamente Dio, ce ne sono tantissimi altri su cui si può discutere, e lavorare su quelli. Ultimissimo, ti chiedo scusa, ho parlato il meno possibile, ho cercato di essere buono il più possibile. Volevo dire soltanto una cosa, che c'è un altro aspetto su cui questa città si è sempre riunita, dell'antifascismo. Ok, l'antifascismo non è un cartellone pubblicitario su cui farsi un selfie, perché non ne faccio niente di quel cartellone pubblicitario. Se poi un cantante di Carbonia viene buttato con una frase che ha detto su Facebook alle manganellate virtuali di chi lo può pensare, se l'opposizione viene considerata come qualcosa che sta nelle fogne, questo è fascismo, d'accordo? Bene, ha chiesto di intervenire Mandalecani, abbiamo due interventi ancora e poi proviamo a fare una proposta conclusiva. Abbiate pazienza. Buonasera a tutti. Facciamo a stabilizzare la sala. Allora, buonasera a tutti, alcune brevissime considerazioni di questa interessante serata. Io ovviamente ringrazio Giuseppe per aver lui assunto l'iniziativa di mettere a disposizione di tutti noi un bel pomeriggio, insomma, per una bella discussione
che serviva, serviva a tutti noi per cercare insieme di superare un momento di grave difficoltà che anche emotivamente ci ha coinvolti. Nel momento in cui ci siamo resi conto di aver perso la guida di questa città, consapevoli del fatto che comunque nel bene e nel male riteniamo di averla, con tutte le difficoltà, ben governata questa città. Perché comunque, e su questo io mi rivolgo anche personalmente a Giuseppe, pur non essendo io allora in consiglio comunale, ovviamente per il ruolo che ho, per la passione che ho nell'affrontare anche queste questioni e nel vivere intensamente, diciamo, con molta emotività appunto i temi che riguardano la mia città, io ritengo che noi nel momento in cui ci siamo riproposti a candidare a questa città, soprattutto Giuseppe, che è stata la figura più esposta, avevamo sicuramente le carte in regola per riproporci a governare la città. Non avevamo sicuramente, come dire, abbiamo sicuramente sbagliato delle cose, ma mi sento di dire che avevamo tutte le carte in regola, avevamo il progetto, avevamo anche dal punto di vista morale e civico tutti quegli elementi importanti che deve avere chi si candida a governare una città come Carbonia. Io voglio fare in questa serie quindi solo due brevissime considerazioni di ordine più generale rispetto soprattutto al contesto e al momento storico che noi stiamo attraversando, per dire e per spiegare con molta semplicità le ragioni per le quali noi dobbiamo veramente lottare con tutte le nostre forze per riconquistarla questa città. Non ci deve sfuggire un fatto: noi stiamo attraversando un momento storico molto delicato, un momento storico molto difficile per questa città, per i territori a noi vicini e per i cittadini che abitano questo territorio. E su questo vado subito al sodo della mia riflessione. Io non mi meraviglio del fatto che l'amministrazione comunale di Carbonia non abbia espresso la sua solidarietà a una lotta di operai, di famiglie che rivendicano il loro posto di lavoro. Qua c'è un problema di visione strategica, politica, di prospettiva, di come noi e loro vogliamo che questo territorio rinizi a vivere, rinizi a produrre queste paghe. Noi su questo sviluppo possibile, sulla possibilità di riprovarci con il rilancio del polo industriale di Porto Ovest, ci abbiamo messo la faccia. Abbiamo impiegato le nostre forze politiche, sindacali, di donne, di uomini che hanno continuato a lottare avendo quel tipo di modello di sviluppo possibile. E su questo noi abbiamo anche pagato un prezzo, perché io lo dico anche come forza politica di cui faccio parte, noi su questa impostazione politica, su questa scelta strategica, sulla possibilità, nonostante tutte le difficoltà, di investire ancora su quel possibile sviluppo industriale, ci abbiamo messo la faccia e su questo abbiamo anche pagato un prezzo. Loro no. Quindi non bisogna scandalizzarsi o meravigliarsi del fatto che la nostra sindaca non esprime, come dire, soddisfazione perché si è chiusa la conferenza dei servizi in positivo per la riapertura dello stabilimento euro-americano. Perché la nostra sindaca e quell'organizzazione politica lo stabilimento di Porto Ovest lo vuole chiudere. Questo è il punto politico. Allora noi dobbiamo combattere sul piano di una visione di sviluppo possibile di questo territorio e noi dobbiamo pubblicamente invitare il nostro sindaco e quella maggioranza consigliare qui insieme a noi a discutere di quale sviluppo possibile concretamente voi per questo territorio. Ecco perché vale la pena di ricostruire un centro-sinistra unito e coeso che azzera tutti gli elementi di differenze, di difficoltà che noi abbiamo vissuto in questi anni, perché su quel punto noi siamo d'accordo, sapendo che poi a quel punto deve seguire un progetto anche alternativo di sviluppo che deve crescere però da quella situazione economica della quale noi in questo momento non ci possiamo privare, perché un territorio che ha 130.000 abitanti e che ha un polo industriale che a pieno regime dava 7-8.000 buste paga e che oggi dà una manciata di buste paga rispetto alle sue potenzialità non è nella condizione di far vivere i cittadini di questo territorio. È su questo che noi ci dobbiamo confrontare, prima considerazione. Seconda considerazione, lo hanno detto altri prima di me, io la ripeto questa questione perché anch'essa molto centrale.
vuole, Carbone non vuole, non ha mai voluto in questi decenni che ci lasciamo alle spalle governare il territorio. È improprio, sbagliato dire questo. Carbone ha voluto e ha svolto un ruolo di centralità istituzionale e politica nella Sardegna, perché un comune si amministra non con il bilancio comunale. Il bilancio comunale è una roba assolutamente vincolata, piccola, dove il 90% delle somme che ci sono dentro sono somme già dedicate, destinate agli interventi ben stabiliti, i dipendenti, la gestione degli uffici, i servizi primari. Poi tutto il resto della vitalità, della vivacità economica dell'amministrazione si sviluppa con delle relazioni istituzionali. Cioè il nostro sindaco deve guardare la provincia, deve guardare gli altri comuni, deve guardare la regione, deve guardare lo Stato, anche se lo Stato non è gestito dal suo partito. Perché attraverso queste relazioni istituzionali che tu entri nei bandi, prendi i soldi, fai le cose, vinci una gara per acquisire quelle risorse per fare le cose. Quindi esiste il sindaco del Movimento 5 Stelle, che ha una testa di partito e la rispetto, ma esiste un sindaco che è un'istituzione pubblica e che deve parlare con tutti. E qui il secondo problema, grande come una casa: questa amministrazione si sta chiudendo in un isolamento che non è solo non governare il territorio, è non governare gli interessi dei suoi cittadini, perché ha interrotto tutte le relazioni istituzionali. E io stamattina ne ho avuto la prova molto chiara su questo punto, e non lo dico per speculare. Io ho partecipato da relatore al convegno organizzato dall'AUSA. Il presidente dell'AUSA, che non so se sia ancora in sala, ha fatto una considerazione molto triste sul piano istituzionale, anche con una certa commozione. Ha detto al microfono: io inviterò sempre il sindaco, anche se non viene. Ma quell'uomo non è il signor Piras che ha invitato il sindaco, è il presidente di un'associazione di volontariato che impegna decine, centinaia di volontari che assistono soprattutto i nostri anziani e le persone più deboli di questa città. E tu a quel convegno non devi riflettere se andarci o non andarci, ci devi andare, perché rappresenti la città e hai un ruolo istituzionale qua. E su questo vado alla terza questione, quindi: strategia di sviluppo di questo territorio, cosa dice il mio comune, centralità istituzionale del mio comune rispetto al contesto territoriale, regionale e nazionale, è atteggiamento del mio comune rispetto ai propri cittadini. Se tu non vai al convegno organizzato da un'associazione che occupa decine e centinaia di iscritti e che assiste migliaia di anziani con il trasporto dell'autobus, con le ambulanze, con l'assistenza famiglia, con tutti quei servizi che danno, io ti chiedo conto, e non solo come centro-sinistra, ti chiedo conto come cittadino. Ecco perché, e per brevità cito solo queste tre macro questioni, perché poi ci sono tante cose che sono molto importanti, che secondo me però vengono dopo. Ma ci sono tutta una serie di cose su cui noi dobbiamo avere la capacità, con calma, con buona volontà, anche avendo la capacità di superare tutta una serie di ostacoli che probabilmente in questi anni ci hanno difesi, perché è il nostro dovere. Perché in questa città, se non lo facciamo noi, non lo fa nessuno. Allora noi dobbiamo avere la capacità di aggregare, di aggregarci il più possibile, studiare un sistema di punti fermi, su quei punti fermi fare una battaglia. Io penso, per esempio, e concludo, che lo strumento può essere quello di vederci più spesso a questo livello, anche senza formalizzarci troppo con partiti, sigle, cose, ma vederci, incontrarci, scambiare le opinioni, aiutare il gruppo consigliare che sta facendo il suo lavoro, ma che avrebbe maggiore potenza nel rivendicare tutta una serie di questioni nell'ambito del Consiglio Comunale, dove, come voi sapete, c'è una maggioranza abbastanza, come dire, blindata dal punto di vista politico, quindi difficilmente gestibile. Quindi vediamoci più spesso, allarghiamo anche il campo, parliamo con tutte quelle persone che hanno una impostazione politica, diciamo, e culturale, sociale vicino alla nostra, per far sì che questi elementi possano essere trasferiti al Consiglio Comunale e che il Consiglio Comunale, la nostra opposizione, possa fare il più possibile gli interessi di queste istanze che sono assolutamente centrali per questa città. Non basta il Consiglio Comunale, organizziamo anche delle iniziative pubbliche. Invitiamo il sindaco, invitiamo la maggioranza, invitiamo la giunta, chiamiamoli a una responsabilità di discussione libera e democratica per quello che dovrebbe essere un partito molto trasparente e che invece non si sta
purtroppo dimostrando tale anche sulle questioni nazionali. E lo dico veramente in conclusione, tutto questo non perché noi vogliamo riscattarci per il fatto che abbiamo perso le elezioni, perché abbiamo voglia di riconquistare la città, perché siamo tristi e siamo depressi su questo punto, perché è un nostro dovere, perché se non lo facciamo noi veramente non credo che ci sia nessun altro che questa città lo possa fare. Grazie. Che durerà 3 minuti soprattutto, vi chiedo solamente di avere un attimino di pazienza, un secondo per provare a chiudere con una proposta su alcune cose che ci siamo detti. Buonasera a tutti, mi fa un po' specie intervenire tutti i miei rappresentanti di istituto, Roberto e Fabio, ma non mi ricordo perché ho votato in quel periodo. La paghi qui. Fabio, mi sembrava Roberto però, perché era delle frazioni. Allora, una parola che ha detto Emanuele, a cui mi voglio ricollegare, è questa dell'aggregazione. Ci dobbiamo aggregare tra di noi ma anche all'esterno, perché è questo che ci è mancato. Ci siamo chiusi, noi come amministratori uscenti ci siamo chiusi perché non avevamo il polso di quello che sentiva la città, che sentiva su di noi ma anche sui problemi che viveva. E un tema su cui aggregarci ce lo stanno dando loro, Italia e i servizi sociali. Lo dico da operatore che è stato sempre orgoglioso del proprio comune, del proprio assessore, perché era una donna capace e perché era una donna che viveva i servizi sociali con una gestione di tipo da buon padre di famiglia, mi viene da dire. Le risorse erano poche, però erano tante per un comune come il nostro, perché il nostro bilancio si basava e si fondava sui servizi sociali, perché lo sguardo che abbiamo dato noi è sempre stato lo sguardo agli intimi. Nel momento in cui mancheranno questi servizi, che sono la ludoteca, l'asilo nido comunale, ma il servizio educativo territoriale, un servizio che noi abbiamo sospeso negli ultimi 6 mesi della nostra amministrazione per migliorarlo, giusto? Ieri avevo fatto una grossa critica al mio sindaco, perché da operatore penso che sia forse il servizio più importante che abbiamo, un servizio che ti garantisce di capire quelli che sono i disagi più forti dei ragazzi della nostra città, dei ragazzi che sono più in difficoltà, non di quelli che frequentano con regolarità la scuola, che frequentano le attività sportive, che hanno anche le possibilità di frequentarle, ma di quelli che sono fuori da questi circuiti. Sono quelli che i servizi sociali ti segnalano e ti chiedono di prenderti in carico. Se un'amministrazione come questa decide di non prenderli in carico e decide di tagliare lì, un'amministrazione che ti sta dicendo dove ti devi aggregare, e noi dobbiamo sfruttare questa occasione. Questo vi chiedo, ve lo chiedo da operatore, ve lo chiedo da donna, ve lo chiedo da cittadino di Carbonia. Abbiamo 2 minuti a Piero Borgo, poi interviene il vice sindaco, poi chiudiamo. Il vice sindaco uscita. Buonasera a tutti. Sì, velocissimo. L'analisi è molto breve. Il punto è che a Carbonia si sono perse le amministrative, perché a livello nazionale il PD si è massacrato per 5 anni. Si è massacrato per 5 anni. Lotte intestine su lotte intestine su lotte intestine, giornali che parlano persone contro i mezzi. Di tutto e di più. Questo è, dal mio punto di vista, il messaggio che il popolo ha ricevuto. È la conseguenza della mezza disfatta di un partito che è nato con buoni presupposti, ma che poi cambi facendo si è perso. Si è perso per l'effetto delle lotte interne, si è perso per ogni personaggio continui. Perché il respiro che io ho avuto in questi ultimi 5 anni, anche all'interno della nostra città, come diceva il sindaco,
cioè qui ci si è concentrati su questioni personali, su odio, legato a sentimenti di odio. E questo è il messaggio che hanno percepito i cittadini di Cantone a partire da Roma per finire poi nel nostro piccolo posto. Litigi a livello regionale, perché le correnti interne sono diverse, litigi a livello nazionale e litigi a livello locale. Vado a concludere, sarò breve. Io l'analisi l'ho fatta e penso di averla anche abbastanza chiara. Abbiamo analizzato bene, con serietà, con prudenza e con onestà. Lo abbiamo fatto bene, non lo abbiamo fatto male. Abbiamo pagato un prezzo di un'era politica che ha avuto delle trasformazioni che è cambiata, totalmente cambiata. Anche noi di evoluzione, la politica, i colori sono quasi dialetti. Ok, perché la gente quando è in difficoltà fa le rivoluzioni, è un dato scientifico, non lo inventa più. Quindi qual è il punto oggi per ripartire e ricompattarsi? Il punto è questo. Intanto organizzare una segreteria che deve avere gamma. Deve avere gamma. Deve avere gamma, deve andare a sciolinare i temi della città e deve dare seguito a questi temi. Deve parlare col popolo, deve parlare con la gente, deve parlare con chi sa ascoltare, però, non con i bulli. E in questo periodo i pazzi ne ho trovato dappertutto. La gente, credetemi, ha perso il controllo, non c'è più ragione che tenga. Per quello proprio la difficoltà, per ricompattarsi. Chiaramente le zavorre vanno lasciate giù, sennò la mongoltiera non muore, la mongoltiera continua ad andare giù, le zavorre bisogna lasciarle in bianco. Non ci credo che si possa riaprire una discussione con gente che ha odio innato, bene, ce l'ha nell'anima, io non ce l'ho questo sentimento. Per quello ho deciso più, di non aderire più a una forza politica consolidata. Perché ci sono troppe battaglie interne, cioè non se ne esce. E questo è il messaggio che ha percepito la gente. E questi sono i risultati dei messaggi che la gente percepisce e noi poi amministratori ne abbiamo fatto le conseguenze. Le ha parlate in primis il sindaco, le ha parlate lui in primis. Lui, perché credo che sia la prima un lavoro, ragazzi. L'ho seguito come un facevo. Giusto per dare un'idea. Allora, tanto non è un bloccare, come le quelle C, ma questo treno, i binari sono finiti, per me sono già finiti. Cioè, un treno, un binario morto. Cioè, abbiamo lasciato in mano questa città a sì ragazzi svegli, allegri, contenti e vivaci. Ma poi fondamentalmente non hanno capito ancora nulla. E non è vero lasciamoli lavorare, è detto lasciamoli lavorare, perché hanno avuto 5 anni per capire che hanno fatto. Hanno chiesto notizie e informazioni a tutto il mondo per capire quale fosse il bilancio, come andava diluito il bilancio, quali erano le risorse. Cioè entrano e fanno danni, perché poi alla fine dei conti è successo questo. Stanno paralizzando la città. Qualcuno diceva Carbone è una città, cioè dopo Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e Olbia, Carbone è la stessa città in Sant'Egidio, era una valenza. Io l'ho scritto, Carbone sta perdendo poteri contrattuali a livello nazionale, a livello regionale, a livello locale non lo so. Sta perdendo potere contrattuale dappertutto perché Carbone non si vede più, non si nota più da 7 mesi. E dobbiamo continuare a farli lavorare. Io ho un grande rispetto per le opposizioni, per le minoranze in questo caso. Però mi sembra che se questo treno non riparte, poi tutti quelli che hanno deciso di fare le scelte che hanno fatto un po' avranno di che, insomma, di che. Grazie. Mi sa particolarmente a cuore. E quando si parla di un hotel,
obiettivo, sono belle parole, ma la ludoteca rappresentata da Maria Petrobandi, da Giuseppe, cioè sono persone. Il servizio educativo beneficiava Francesco, che aveva problemi, che nessuno seguiva e che aveva un deficit plastico che veniva aiutato a colmare. Quindi non sono tanto i luoghi, quanto le persone che li abitavano che sono stati penalizzati. Ma ripeto, non voglio parlare di quello che stanno facendo loro, che penso sia stato gli utili di tutti, voglio andare oltre. Noi ci dobbiamo preparare, eravamo tanti stasera, e questa è una cosa ottima, perché vuol dire che abbiamo ragionato, abbiamo riflettuto, abbiamo digerito la sconfitta. Io personalmente per un po' di tempo non sono riuscita ad entrare nel sito del comune, neanche nel sito della regione, quella che dicevo tutti i giorni, ho avuto proprio un rigetto personale, è un errore, perché dobbiamo continuare a sentire questa città come la nostra casa e dobbiamo cominciare a lavorare per fare un progetto che ci possa mettere davanti ai nostri concittadini in una posizione intanto comprensibile. Vale a dire, è stato fatto questo, è stato fatto bene, male, lo vedremo quando questa vita finirà, non sarà a noi soltanto a litigare. Però ecco, noi vogliamo fare questo, noi vi proponiamo questo, un nostro progetto. E se noi siamo in coalizione di centro-sinistra, il nostro progetto deve parlare alle persone, deve essere centrato sulle persone, su Giovanni, su Giuseppe, sui bisogni di chi non riesce ad arrivare alla fine del mese, su quel gruppo di musicisti che non ha i soldi per pagarsi un posto ad andare a fare le prove, noi gliel'avevamo fornito, su quei bambini. Io, guardate, su Nido voglio dire solo una cosa, con Giuseppe abbiamo ragionato e si diceva, ma il Nido dovrebbe essere dedicato, dovrebbe essere rivolto a più genitori che lavorano, entrambi hanno difficoltà ad avere i bambini. Poi partecipai ad un convegno, perché tornando a quello che diceva Emanuele, noi sentivamo la responsabilità di rappresentare la città, sempre, ed eravamo sempre presenti, dovunque. Comunque partecipai a questo convegno e c'era un economista che diceva questo: i bambini che hanno un scarso successo scolastico alle scuole medie e alle scuole superiori ce l'hanno molto spesso perché non hanno avuto una scolarizzazione iniziale sufficiente, perché magari vivevano in famiglie che non avevano strumenti culturali, è piccolissimi. E allora con Giuseppe Ragionata abbiamo detto, no, allora il Nido non va rivolto solo a quei bambini che hanno genitori che magari lavorano entrambi, che stanno bene, che possono comprare i libri, no, dobbiamo riservare una fascia a quelli che questi strumenti non ce l'hanno, e lo abbiamo fatto sempre. Quindi ecco, io vi invito a non fare degli errori, continuiamo a riformarci. Ecco, un altro errore di cui io mi sento responsabile è questo, e ve lo dico perché penso che anche da qui dobbiamo partire. Io in questi 10 anni sono sempre stata a disposizione di tutti, sempre, non c'era bisogno di appuntamento, però l'errore mio qual è stato? Ascoltare quelli che venivano da me, ma non cercare quelli che non sono venuti da me, che magari avevano altrettanto bisogno. Ora noi qui siamo in tanti, parliamo con le persone, ascoltiamo, cerchiamo di capire quali sono i bisogni della nostra città, dei nostri cittadini, per fare insieme un progetto che veramente dia sollievo a tante persone che ne hanno bisogno. Scusate se vi trattengo ancora un minuto, non so, forse non tutti mi conoscono, ma io mi chiamo Roberto Muggia, sono di Carbonia, sono un tesserato del Partito Democratico e ho rinnovato la tessera del Partito Democratico, però faccio l'avvocato, lo studio a Cagliari, ma conosco il territorio perché sono l'avvocato di gran parte delle amministrazioni in questo territorio. E a me è arrivato un sms, quindi dicono, vieni, c'è un'assemblea del centro-sinistra. Non avrei parlato, non volevo intervenire, però siccome sono intervenuti quasi tutti i politici della città, volevo dire due cose. Io che non ho mai avuto un incarico istituzionale, anche se, ripeto, credo di conoscere abbastanza bene l'amministrazione. L'invito è, ho visto l'SMS, parlare di fare un'assemblea del centro-sinistra, e infatti io mi aspettavo
che venissero delle persone a parlare del Partito Democratico o comunque di quello che è rimasto di sé. E si è parlato molto invece di quello che sta facendo l'attuale amministrazione comunale, con cui io continuo a lavorare, per la verità, perché continuano a chiamarli, quindi io posso vedere anche quello che fanno loro. Però quello che mi interessa è invece, perché a questa, secondo quello che mi è stato detto, l'idea, quella di capire perché il Partito Democratico qui ha perso le elezioni. Cioè, che cosa è successo? Beh, venendo un po' la questione un po' da lontano, proprio perché non ho partecipato alla competizione politica, io ho pensato questo, cioè un partito è un'aggregazione di persone che hanno le stesse idee, che si incontrano in un posto, non necessariamente su Facebook, io non so neanche, non ce l'ho, non lo uso, si incontrano in un luogo e prendono in considerazione alcuni problemi, ne parlano, dopodiché ci sono alcuni che forse riescono meglio degli altri e che vengono scelti per partecipare alla competizione politica. Questo a Carboni non è successo, non succede da tanto tempo, perché Carboni è un po' come quella pubblicità dove hai 1000 giocatori di calcio da una parte del campo e 11 dall'altra e dicono ti piace vincere facile, ma quella pubblicità poco molto poco, perché noi abbiamo sempre stravinto. Oggi non è più così. E che cosa manca al Partito Democratico? Il Partito Democratico è diventato un giro di telefonate. È diventato, cioè al Partito Democratico manca sostanzialmente il partito, manca la gente, manca la creazione di persone che spontaneamente, a prescindere dal fatto che possono diventare consigliere, si riuniscono e dicono oggi parliamo dell'immigrazione, c'è un problema, cosa ne pensate? Oppure si riuniscono, non so, via Galassia, e dicono oggi, non so, facciamo un incontro per vedere che cos'è la provincia, quali sono le funzioni della provincia, che cosa abbiamo perso, quando abbiamo lasciato un ente come la provincia a fare che cosa, no? Nelle mani di qualcosa che non si capisce più se che cosa sia e che comunque non è più sotto il controllo dei cittadini. Ecco, secondo me al Partito Democratico è mancato questo, è mancata la gente. Oggi gente ce n'è abbastanza, ce n'è tanta, però secondo me se si vuole vincere le elezioni, perché adesso in ogni caso il Movimento 5 Stelle esiste e sul territorio, certamente il nostro paese facilmente, ma se il Partito Democratico o il centro-sinistra, io scusate parlo di Partito Democratico perché comunque è il partito cui sono iscritto, vuole vincere le elezioni, deve necessariamente coinvolgere le persone e aprire le persone. Qui purtroppo il partito si identifica con chi riveste gli incarichi istituzionali. Ma non è questo il partito, soprattutto non è questo un partito di massa. Quindi prima di tutto riapriamo le sezioni e andiamo a parlare. Io sono venuto da casa per dire. Qual è il vostro obiettivo? Perché io ho sentito parlare benissimo una persona che mi è piaciuta tanto, io non lo conosco, una persona che ha detto il Partito Democratico ha soppresso l'articolo 18. Ora, voglio dirvi questo, forse, no, perché molti hanno ritenuto che la soppressione dell'articolo 18 fosse una cosa da fare. Cioè, l'articolo 18 prevedeva puramente e semplicemente la reintegrazione del lavoratore che veniva licenziato illegittimamente. Cioè, non ha niente a che vedere con la possibilità delle imprese di lavorare meglio. Cioè, se un'impresa ha un problema perché non ha abbastanza commesse, può licenziare tranquillamente. E l'articolo 18 stabiliva semplicemente la possibilità che un lavoratore che non voleva andare a lavorare di sabato o di domenica gratis e veniva licenziato per questo, non doveva essere riassunto che una lavoratrice che non voleva andare a letto con solo la storia di lavoro e doveva venire licenziata per questo, doveva essere riassunta. Ma questo non ha niente a che vedere con la crisi e con tutte le altre questioni. Quindi un partito di massa, qual è il Partito Democratico, non si può permettere di fare una battaglia sociale per la soppressione dell'articolo 18, è una vergogna. A
massa, deve pensare prima di tutto alla rappresentanza, dopodiché la governabilità la si fa mettendosi d'accordo. E mettersi d'accordo in politica non è una cosa sbagliata, è l'essenza della politica. Infine, un'ultima minuto. Sull'assemblea di oggi, l'abbiamo rimandata di settimana in settimana,
per la difficoltà non nell'organizzazione, ma perché non ci sentivamo pronti ad iniziare un discorso tutti insieme. C'è stata una risposta molto positiva. Io per esempio ho apprezzato tantissimo, spero che le prossime volte siano di più, l'intervento, perché giustamente forse diceva a Bevo Murgia nell'ultimo intervento, sono intervenuti molti che fanno politica da tanti anni, cosa del genere. Non è un male, non è un male. Non è un male. Però ho apprezzato moltissimo interventi di persone come Roberto, come Bevo, come praticamente Mauro, che sono intervenute anche con difficoltà, non essendo abituati ad intervenire in un luogo pubblico dove c'erano 200 persone. Ecco, questo lo dobbiamo ampliare, abbiamo bisogno di nuovi apporti. Io molte volte ne stavo discutendo l'altro giorno con Mauro, abbiamo bisogno di persone, non solamente giovani, persone, uomini e donne che si vogliono impegnare per un percorso di centro-sinistra, per un percorso nuovo per la nostra città. Quella è la nostra speranza, quella è la nostra voglia di riprenderci la città, quello è un obiettivo che abbiamo, ma non perché non è un obiettivo di rivalsa, è un obiettivo praticamente che vogliamo iniziare un nuovo discorso, che vogliamo continuare a fare del bene alla nostra città. Siamo stati accusati di tutto, sono stato accusato di tutto, non mi interessa, voglio dare un piccolo contributo insieme a voi per iniziare un discorso. Lo faremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, con difficoltà, ma l'obiettivo, lo diceva Luca nell'intervento, è quello domani di presentarci, dopo un grande lavoro che dovremo fare in questi anni, con le carte in regola, non Tizio, Caio e Sempronio, ma centro-sinistra, perché le persone vengono e vanno, ma il centro-sinistra che vuole riniziare a governare la propria città. Io spero che sia... E concludo veramente, che Carbonia viva quello che ha vissuto Bologna. Bologna è sempre stata amministrata dal centro-sinistra, hanno provato una volta con il signor Guazzalocca, non hanno provato più, adesso la Bologna